imprenditore è responsabile di se stesso, del prodotto, ma anche del mercato dove si pone. E insieme si va lontani. Stiamo cercando di penetrare il mercato direttamente, senza intermediari, e come ben detto prima, nella formula che il mercato vuole. Non bisogna ostinarsi a stare sempre nelle proprie posizioni, bisogna inseguire il mercato. Io penso che da qui in futuro, nei prossimi 10 anni, riusciremo a diventare un bel protagonista del mercato dell'ittico in Italia e all'estero. Il core business della nostra organizzazione è la pesca della vongola di mare, ovvero la camelia galena. Tutti i giorni raccogliamo, i nostri pescatori raccolgono 30-40 mila chili di prodotto che conferiscono a noi. Ci occupiamo naturalmente anche del fasolaro, del canestrello bianco.
resurs koji ćemo koristiti mi građani ovog područja u svrhu i rekreacije i turizma, ali i života na moru. I don't know if any of you remember that. And then I actually started working with a composer in China. Dakle, mi volimo reći da je Zadarska županija najribarskija županija u Republici Hrvatskoj. U svakom slučaju to je potvrđeno nekim brojkama. Znači preko 80% uzgoja plave ribe, 70% bijele ribe se nalazi na području naše županije. Uz to naši ribari ulove preko 50% ukupnog ulova u Republici Hrvatskoj i to nam daje za pravo reći da smo najribarska županija. Dakle, Zadarska županija već dugi niz godina sudjeluje u Interreg programima preko granične suradnje na poziv Bolonjskog sveučilišta i nekih naših vanjskih suradnika. Priključili smo se projektu koji ima 14 partnera, 8 iz Italije, 6 iz Hrvatske. I mogu reći da je zadovoljstvo sudjelovati u tom projektu, jer na ovakav način jačamo samu županiju kao administrativno jedinstvo, a s druge strane dajemo jedan prijenos znanja našim ribarima i ribopreživačima i tako podižemo konkurentnost našeg gospodarstva. Zadarska županija inače je bitna razvoj inovativnih proizvoda. Dakle, jedan od glavnih ciljeva ovog projekta je, su inovativni proizvodi kako u Zadarskoj županiji, tako i na drugim područjima gdje se ovaj projekt provodi. Jedan od produkta ovog projekta se događa na našem području u ribarskoj zadruzi Omega 3. Dakle, kroz inovativni projekt korištenja pumpi koji se do sada koristio više manje u akvakulturi, pokušat će se dobiti kvalitetniji, samim time i inovativniji proizvod i na takav način ćemo pomoći, nastojati pomoći našim toj ribarskoj zadruzi da dobije proizvode premium kvalitete i na takav način budu i konkurenti na svjetskom tržištu. Opet smo došli do jedne spoznaje da način na kako mi vadimo tu ribu iz mora, iz mreže, nije dovoljno dobar i da se tu jako puno ribe uništi, jer starim načinom vađenja ribe iz mora dolazi do pritiska na ribu i normalno da se te krv u ribi istiskuje u škrge ribe i onda je riba podložna kvarenju. Što se tiče napora ljudi, to je neusporedivo. Ne samo što se tiče fizičkog rada, nego sigurnosti. Jer vi na stari način, kad je loše vrijeme, grubo vrijeme, to, znate kako to dođe? To ta porada leti vamo i tamo, može doći, može ozlijediti ljudi. U ovom slučaju to se ne može dogoditi. To jedan čovjek s tim radi, imate daljinsko upravljanje i nema tu, samo stani pa gledaj kako to ide. Malo smo putovali u Španjolsku i u Francusku i došli do ovih pumpi koji sada imamo i to se po meni pokazao pun pogodak. Za tu ribu izvaditi iz mreže, mi više ne trebamo tu ribu ono puno osušiti ili stisnuti. Tako da riba praktički u mreži živa i ona praktički živa dođe u baju. Ove pumpe koje mi sad imamo, one su prvenstveno namijenjene za prebacivanje mlađi na farmama brancina i orada. To ima takvu sposobnost da riba koja uđe živa unutra, živa iziđe.
nema šanse da se koja riba unutra ošteti ili imali smo mi prije isto jako dobru kvalitetu radili, ali s ovom pumpom i s ovim načinom rada ta za 30% se povećala kvaliteta. I brzina dobijemo na vremenu dosta. Svaka investicija u nove tehnologije, ja mislim da je isplativa. Jer ne možete više vanka prodati bilo što. Vanka svijet traži samo kvalitetu. Stvar je u tome da lovimo manje ribe, a napravimo isto novaca. To je bit svega toga da zadržimo taj stok i da to ribarstvo postane održivo i te mlađe generacije da imaju što loviti. Ja osobno predviđam da u sljedeći godinu dana ćemo mi sve brodove opremiti sa pumpama. Smanjujemo rad, povećamo efikasnost i povećamo kvalitetu ribe. Inovativno jer do sada te pumpe nisu primjenjivane na Jadranu. Mislim da će u budućnosti biti sve više i smanjujemo ljudski rad, sam rad ribara na brodu olakšamo. U ribarstvu vam je jedan paradoks, što ako radite svježu ribu, imate manje troškove, a veću cijenu, jer to tržište ili potrošač prepoznaje. Mi smo u srednjoj Dalmaciji ili jugu Dalmacije relativno daleko od tog razvijenog sjevernog tržišta gdje bi eventualno mogli uspješno dovesti, transportirati i prodati. Glavna nam je ideja bila kako održati proizvod visoko kvalitetan, a da bi ga održali visoko kvalitetan morali ste jako puno investirati kroz izgradnju pogona i IQF tehnologije gdje vi de facto zalezite ribu i održite je u onim bitnim karakteristikama kao da je svježa. Tu smo zahvalni ulasku u Europsku uniju, pretpristupnim fondovima, mogli tako zahtjevni program izrealizirati. Sam pogon je impresionan sam po sebi, za nas posebno, jer on, ne znam, ako jedete ga sad napraviti, to je neki 10 milijuna eura. 10 milijuna eura je strašno velika cifra ako polažite od nule, apsolutne nule. Stvoriti povjerenje bankarskih institucija, kupaca, potrošača i dignuti to na visoki nivo, to je stvarno zahtjevan zadatak. Ali evo, mi računalno smo uspjeli u tome. Smisao da vi morate stalno napredovati. Inače, tržišna ili zapadno kapitalistička tržišno okruženje, vi nikad ne možete stati. Morate stalno ići naprijed. Da bi išli naprijed, vi morate biti proaktivni. Tražiti znanja, tražiti usavršavanja. Nama de facto pogon, kad smo ga otvorili 12-13 godine i sada, apsolutno nije isti. On je doživio tu istu transformaciju. Manje radnika, brža manipulacija, zdravlje, bolje sačuvana riba, a ujedno vršimo edukaciju naših ribara. Kroz Price Fish se nameće i dio unapređenja samog programa proizvodnje. Tako da ćemo mi vjerojatno u budućnosti imati više zastupljeno tišenje srdele bez glave. Hai un coso di idee adesso iniziamo. Se hai un volantino di Price, se non c'è. No, ne serviva uno perché da leggere lo schermo. Tanto che c'è una cosa. No, boh. Da finire Michele. Di là. Okay, perfetto. Bravissimo. La Petra non vuole intervenire. Non vuoi portare il tuo contributo di donna? Vediamo un contributo come donna. Sì. Pronto? Ancora? C'è il microfono acceso ancora? Io non credo di averlo acceso.
Allora dai, sedetevi o no, cominciamo ragazzi. Sì, sì. Va bene, Otello va benissimo. Ma capito, intanto riempi i posti, cioè. Uno, due, tre. Aveva bisogno, mi stava facendo un cenno. No, ok. Bisogna allora preparare, però. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ben arrivati. Grazie a mia stasera. Perché vi dimmi una corrimina? Perché ho un... Mi è chiaro. Buongiorno, iniziamo con un qualche ritardo, ma abbiamo innanzitutto visto un po' dei video che hanno caratterizzato il progetto Priceless, un progetto molto importante per Italia e Croazia e soprattutto un progetto molto importante per il settore della pesca e dell'acquacoltura. In particolare il progetto, come abbiamo potuto vedere anche nelle giornate di ieri, in cui abbiamo affrontato il problema della
sostenibilità rispetto agli stock idrici e nel pomeriggio invece abbiamo visto le possibilità di valorizzazione dei prodotti della pesca attraverso le certificazioni, attraverso la possibilità dei marchi per capire se effettivamente questa è una risposta o meno alla necessità di identificabilità che il pesce dell'Adriatico ha sicuramente molto impellente come esigenza. Questo perché? Perché il pesce dell'Adriatico è uno dei prodotti ittici con le migliori qualità organolettiche presenti nel vario panorama dei prodotti ittici mondiali. Questo è riconosciuto da molti buyers che ricercano proprio esplicitamente il prodotto ittico dell'Adriatico per poter avere un prodotto di eccellenza. Questo prodotto di eccellenza però spesso e volentieri viene scivola nel mare magnum dei prodotti ittici generali e viene mischiato e confuso con prodotti provenienti da molte altre parti del mondo, di cui non mettiamo in discussione certamente le qualità e la salubrità, ma che non portano giustizia al grande valore che ha questo prodotto dell'Adriatico e soprattutto non portano giustizia a quello che è il valore che i pescatori danno al proprio non danno giustizia al lavoro che i pescatori fanno nelle sponde dell'Adriatico. Oggi i pescatori dell'Adriatico sia da una sponda che dall'altra sono fortemente ridotti. Le politiche comunitarie hanno cercato di ridurre le flotte un po' in tutta Europa e sicuramente nell'Adriatico questo ha creato qualche scompensazione e necessità di riallinearsi dal punto di vista economico e della produzione. Oggi quindi è necessario fare una riflessione diversa su come gestire la filiera nel futuro e su come nel futuro cercare di dare una risposta al mantenimento del mestiere del pescatore sulle sponde dell'Adriatico e soprattutto cercare le nuove risposte per l'acquacultura che oggi ha anch'essa necessità di un ripensamento legato alla sostenibilità della stessa. La filiera. Sicuramente oggi vorremmo parlare della filiera intendendo capire come con i nostri ospiti come riuscire a fare filiera, cioè a creare una strada in cui tutti i protagonisti possono lavorare assieme possa dare una possibilità in più al nostro pesce e alla, soprattutto alla riconoscibilità da parte dei consumatori del pesce adriatico. Filiera quindi comporta la pesca, comporta la selezione, comporta la trasformazione, comporta la vendita, comporta il consumo e la vendita diretta al consumatore è anche quella che è la trasformazione ultima finale. Quindi una varia ampia gamma di protagonisti che certamente se messi in rete possono contribuire a creare una nuova realtà che dia appunto maggior valore all'Adriatico. Ne parliamo oggi con Alessia Cariani, che è la project manager del progetto Pricefish, dell'Lead Partner che è l'Università di Bologna, oltre a essere professoressa di Bologna, con Niso Pavicic, che è dell'Istituto Oceanografico Istituto Oceanografico di Spalato, ISOR, che è istituto oceanografico, se la gioca con quello di Rovigno, credo. Valda è un istituto oceanografico che c'è nell'Adriatico.
We are con Ivan Igor Cecic, Igor, che invece è di un altro istituto scientifico molto importante, anch'esso di lunga tradizione, OGS, che in realtà spazia un po' su tutto il mondo, perché è un istituto che si occupa anche di oceani, si occupa di polo, hanno anche una nave importantissima oceanografica che è la Laura Bassi, che è uno dei gioielli di una ricerca italiana e direi forse mondiale, perché in realtà varca vari mari proprio alla ricerca e allo studio delle delle situazioni e del monitorare le realtà sia dei poli che degli oceani, ma che in realtà hanno dedicato una buona parte di studi proprio anche all'Adriatico, e sono partecipi in questo progetto. Tra l'altro Igor rappresenta veramente un ponte, essendo lui di Pola, lavorando a Trieste, rappresenta veramente radio, l'essenza della città, di quello che noi intendiamo la coina dell'Adriatico. Alla mia destra invece abbiamo Roberto dell'Università di Bologna, Pietro Roccoli dell'Università di Bologna, che si occupa di qualità dei prodotti fondamentalmente, quindi di come la scienza possa aiutare i prodotti nella self-line, nella trasformazione e quindi anche in una maggior valorizzazione. Parleremo poi con Alberani, dell'Istituto Remo Brindisi, un istituto molto importante nel panorama dell'istruzione e della formazione emiliano-romagnola, perché è l'istituto che oggi ha un po' sostituito quelli che erano le varie situazioni che dedicavano al mare in varie parti, istituti scomparsi e altro, e oggi è l'istituto, è il polo della formazione sulla pesca e l'acquacultura, e quindi è l'istituto che si candida ad essere un po' il formatore dei nostri, speriamo, ci auguriamo, il formatore dei nostri training, futuri operatori della pesca e dell'acquacultura, oltre che anche chi vorrà poi fare attività legate al mare. Allora, io partirei proprio da Spalato e da Lisor, per capire un po' la situazione croata della tutta dell'area dalmata, sulla pesca e su quali sono anche le criticità che oggi incontra la pesca in Dalmazia, e soprattutto dato anche il vostro sistema di studi che hanno un approccio scientifico ma anche economico, le volte finiscono per la principale valutazione, quella scientifica, se ci sono delle criticità che possono essere risolte proprio in un accordo generale che possa portare a far incontrare i produttori con i commercianti, i commercianti in una nuova forma che possa dare un nuovo valore aggiunto al prodotto. Ricordandoci che uno dei nostri slogan come progetto è proprio quello: pescare meno, pescare meglio per guadagnare di più, in un'ottica di sostenibilità. Ribamo manje, prego, i napravimo više toga. Da, možete hrvatski, da, slobodno. Okay. Hello to everybody. I'm Misha Pavicic from the Institute of Oceanography and Fisheries in Split. So it's very nice to be here at the Theology Conference on Prize Fish event. So at our institute, we are doing research about fisheries and poor seine fishery, trolling fishery, and small-scale fishery. I work in a laboratory for ichthyology and coastal fisheries, so we mainly do with fishers from small-scale fishery, who they work with passive gears such as nets, pots, and long lines. So part of our work is monitoring of
fisheries and fishing gears, landings of different species. So we are doing it to make a stock assessment and to assess the status of fisheries and species in the Adriatic Sea. Also, we are doing genetic work to assess the traceability of fish. But English is the language that everyone understands. It's better. Nadia Pejcha Karacki. Okay. C'è stato un problema con la traduzione. Grazie, Miso. No, no problem. It's better for technical reason if you speak Croatian instead of English. Okay. You have to do it again in your mother tongue. Okay. Sadač, dobar dan svima, sada ću ponoviti ovo što sam rekao. Znači, dolazim iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, radim u laboratoriju za ihtiologiju i priobalni ribolov, gdje se bavimo znači, istraživanjem ribarstva i alata, to jest pasivnih ribolovnih alata, kao što su mreže, stajačice, vrše, parangali. Također na institutu postoje laboratoriji koji se bave plivaricama, znači malom plavom ribom i kočama, to jest kočarskim ribolovom. Dio našeg posla je monitoring ribarstva i ulova ribe i ostalih morskih vrsta. To služi za da bi napravili stock assessment, to jest procjenu stanja vrsta Jadranskom moru. Također, dio našeg posla je, radimo također genetska istraživanja s pomoću kojih se može utvrditi porijeklo, to jest utvrditi identifikacija vrste, da bi se može, za traceability, da se može znači, vidjeti koja je vrsta i da se ne bi došlo u lancu proizvoda da se ne bi pogriješilo sa brendiranjem. Također, na institutu radimo razna istraživanja vezano za ribarstvo. Kao što vi već svi znate, institut je u Splitu je glavni, najveći institut u Hrvatskoj za istraživanje mora i ribarstva. Ogni tanto si sente raccontare che molte delle esempio della pesca delle sardine finisce negli impianti del tonno. Questa è una realtà che effettivamente crea dei problemi allo stock delle sardine oppure to problem povezan sa stokovima sardela. Se è controllato meno ili ne, il prodotto che viene se kontrolira usato come mangime fra virgolette per impianti di tonno, insomma, dire. Znači koristite sardele da bi nahranili. Ci sono dico, prego. Io chi vuole. U Hrvatskoj znači, imamo dosta uzgajališta tuna, gdje se uzgajaju tune i srdele znači, iz plivaričarskog ribolova se koriste za hranjenje tuna, to jest kada se love ribe koje su manje dužine, koje nisu za komercijalnu potrebu, za prodaju, znači one idu u prodaju za hranjenje tuna na uzgajalištima. Igor Cević iz Instituta za oceanografiju u Trstu. Dakle, osim što sardele idu u hranidbu tune, to može biti problem kao i ne, jer u protivnom
te ribe bi bile odbačene nazad u more i bile bi dio onoga što zovemo odbačeni ribi diskard. Vratile bi se naravno u ekosistem, ali na ovaj način eventualno mogu biti se korištene u pozitivne svrhe za uzgoj. Naravno, problem je što da bi vidjeli da je efekt negativan ili ne na populaciju sardina, treba napraviti cijelu evaluaciju. Znači, ono što je važno u ovom slučaju je jedna od stvari koje smo pričali, to je sljedivost ili traceability svih ribarskih aktivnosti i da se svaka ta aktivnost kvantificira i da se uzme u obzir koji je njen utjecaj na stok sardine ili inčuna, zavisi koju vrsta se koristi, jer znaju se koristiti isto i mali šnjuri, to je strakurus, kao vrsta za isto za dohranu. Tako da to možemo procijeniti putem stock assessmenta, a isto recimo što mi radimo u Trstu i zajedno sa našim kolegama iz Splita, je i ekološki pristup ribarstvu, znači putem kreiramo ekološki model cijelog Jadranskog mora što smo razvili i u sklopu projekta Price Fish Fersi. I na taj način vidimo stvarno da je efekt Kjerđorđa koji se rekao negativan ili ne. Ali naravno, za to trebamo razviti još malo bolju suradnju sa proizvođačima, ribarima i cijelom filijerom. Ono što je, recimo, važno reći je da Hrvatska je uvela sljedivost svojih ribarskih proizvoda, pogotovo za tunu. Znači, svaka tuna ima jednu svoju markicu koja se identificira tokom daljnjeg prodajnog lanca, tako da se održava ta sljedivost i traceability. I ako niš drugo, daje se neka dodatna vrijednost našem jadranskom proizvodu. Alicia Cariani. Hvala. Alicia Cariani dell'Università di Bologna, come ho detto, è stata project manager può parlarci di quanto secondo lei questo progetto, come anche altri progetti, possono influenzare le politiche delle amministrazioni pubbliche na rad javnih institucija. Che vanno poi a trattare a Bruxelles su quelle che sono le regole države koje onda šalju svoje predstavnike della pesca, Bristol, che, i oni odlučuju, saranno rinnovate nei prossimi anni e che necessitano probabilmente u oblasti attenzione ribolova diversa. Cioè, il tuo parere, che questi, dakle, qual è il tuo parere rispetto al ruolo che questi progetti possono giocare? Što možeš da nam kažeš? Sia sui pescatori che rispetto alle amministrazioni. Allora, grazie. Sono ancora la project manager di Pricefish, forse lo sarò ancora per molto tempo, perché Pricefish sta non è ancora concluso, e anzi speriamo che non finisca mai virtualmente. No? Per chi ci seguiva ieri, abbiamo rimarcato molto quanto questi progetti, che non sono progetti di ricerca, io lavoro per un'accademia, no? Per l'Università di Bologna, ma questo un progetto di sviluppo territoriale e come tale deve poter continuare, altrimenti non avrebbe assolto la sua funzione principale. Allora, questo progetto, come tanti altri, sempre nell'ambito di Italia Croazia, o progetti ad ampio a livello di bacino del Mediterraneo, in cui io ho partecipato, diciamo, con contributi, no? Come project manager, danno delle informazioni della scienza dei modelli solidi, no? Come diceva il mio solidne modele, e amico Igor, noi dobbiamo poter dare modelli statistici validati, ma anche in una modalità di comunicazione che sia fruibile. Non devono essere codici complicati, dobbiamo mettere a sistema delle piattaforme, degli strumenti che
siano utilizzabili lungo, si dice, no, la parola stakeholder, i portatori di interesse. Se facciamo qualcosa che è un grafico bellissimo, oppure diciamo la mia vera natura di ricercatrice è la genetica, quindi parlerei di genetica con Misha per ore, ma non vi posso fornire dei grafici degli alberi filogenetici, devo fornire uno strumento che sia operativo, ma che non vuol dire semplicistico, vuol dire studiato per fornire un'informazione che sia utilizzabile, ma deve essere però basato sulla migliore scienza possibile, no? Credo che la Common Fisheries Policy usi proprio, no, questa dicitura. E quello che possiamo dire di tutti questi progetti, considerando dalla genetica, allo stock assessment, all'economia e quant'altro, a livello gestionale le risorse del Mar Adriatico sono condivise e le possiamo quindi gestire meglio e gestire per più tempo, cioè dare una sostenibilità a lungo termine, se capiamo che deve essere una gestione condivisa, delle azioni condivise che tengano conto dell'unicità del bacino. È un bacino, diciamo, chiuso, no? Le sardine che peschiamo in Adriatico dal lato italiano sono le stesse che vanno nel lato croato, solo alcune specie magari molto sedentarie, non so, le vongole, no? Alcuni bivalvi possiamo dire siano risorse più locali, ma tutto quello che abbiamo studiato generalmente è parliamo di un'unica unità biologica nell'Adriatico. E quindi, quando un'unità biologica viene sfruttata, è detta stock, è un unico stock, e dobbiamo prendere delle misure adeguate alle diverse fishery, alle diverse marinerie, ai diversi sistemi economici, ma che le valutino come un unico stock. Non so se ho risposto. No, hai detto le cose importanti che credo questi progetti mirano a realizzare, ovvero il fatto che il mare Adriatico non deve essere più visto come un confine. Per troppi anni, per troppi decenni, nell'ultimo decennio passato abbiamo visto l'Adriatico come un confine. Oggi finalmente sappiamo che l'Adriatico invece è un ponte veramente fra due realtà che devono cominciare a lavorare assieme se vogliono riuscire a preservare questa importante risorsa ittica. E quindi la pesca, se vogliamo che alcuni che non venga meno e possa avere un futuro, è assolutamente necessario che ci sia proprio questa forte collaborazione fra i pescatori in primo luogo, oltre che le amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono solamente cercare di facilitare certi ruoli, ma in realtà quello che è veramente importante è che si crei una coscienza tra chi opera nel mare per poter collaborare assieme. E quindi questo nuovo termine di confine impariamo a leggerlo come confine, un fine basta, ma un confine come vuole la parola stessa, ovvero dove due realtà si incontrano e non due realtà si dividono. E questo credo sia un po' il nuovo messaggio che tutti questi progetti di Italia Croazia ci stanno dando. Quindi dobbiamo anche veramente ringraziare Interreg Prusio. Prima di direi però che sulla filiera ci siamo detti prima che è necessario e importante anche riuscire a ragionare su quali sono le possibilità che anche la scienza dell'alimentazione dà a questi prodotti e che può aiutare la filiera a mantenere una qualità maggiore. Ne parliamo con
Pietro Roccoli. Pietro Roccoli, vieni, tu hai preso, vieni che cogliamo da casa. Cogliamo un po' difficile. Ne so, malo mi è teschio, ragazzi. Pietro Roccoli, Pietro di Bologna, lavora a Università Specialista di Bologna, mi sto in da tira di su Cesena, un grado Cesena. Ricercatore, direi. Ti, sì, ti stragiuiesci, ah? Il da. Ma è una ricerca finalizzata non a nulla, come spesso concreti nell'immaginario collettivo si immagino, perché sì, ne la ricerca di Ferrara ha una forte collaborazione, se non sbaglio, con alcune imprese anche di trasformazione che hanno pensato di fare una trasformazione non basata solamente sui vecchi metodi tradizionali della della conservazione, ma hanno pensato proprio di rivolgersi alla scienza per poter avere un aiuto a creare dei prodotti che possono dare una risposta più a lungo termine e più sicura al consumatore. Prego Pietro. Grazie, grazie da, tanto anche per questa possibilità appunto di dire un po' il nostro punto di vista. Ringrazio anche Alessia che è stata e è tuttora e sarà, come ha detto lei, una coordinatrice illuminata. Niente, voglio contestualizzare un po' quello che facciamo noi. Noi siamo di un dipartimento di scienze e tecnologie agroalimentari. Specificatamente il nostro gruppo di ricerca, in collaborazione ovviamente anche con altre entità, su Cesena si occupa di trasformazione. Per far questo stiamo investendo anche con il supporto della regione attraverso la creazione del CIRA agroalimentare in una serie di tecnologie che secondo noi è essenziale, cioè degli impianti filota, dei piccoli impianti che ci permettono quindi di riprodurre i processi su scala industriale ma in piccola scala, per poter capire il comportamento degli alimenti giocando con piccole quantità, estremizzando anche i parametri di processo. Questo è estremamente importante, non è ovviamente niente di nuovo, anche a livello nazionale, se pensiamo alla stazione sperimentale delle conserve. No? Però questi piccoli impianti possono riprodurre processi convenzionali, come non so, la surgelazione, l'essiccamento, eccetera, ma anche ovviamente testare processi emergenti o innovativi, quali le alte pressioni, i campi elettrici pulsati o l'applicazione di gas plasma freddo, insomma, tutta una serie di nuove tecnologie che sono con differente livello di maturità tecnologica già applicate in centri di ricerca, in centri pre-industriali, diciamo, ma anche in industria alimentare. Detto questo, io sono nato a Cesena. Quindi sono romagnolo, ovviamente da romagnolo amo molto il mare, quindi sono sempre andato in riviera fin da giovane e ovviamente ho anche un po' di esperienze pescatorie, ovviamente a livello abbastanza amatoriale. Quello che però questa mia esperienza è il fatto di aver conosciuto imprenditori illuminati proprio a Cesenatico, mi ha fatto in qualche modo arrabbiare su certe cose. Faccio un esempio, abbiamo degli sprechi di prodotti cosiddetti negletti o di pesce invenduto nei mercati appunto della Romagna che sono impensabili. Perché spesso la stagionalità non corrisponde con la stagione turistica. Se pensiamo ad esempio alle canocchie o altre specie attualmente presenti in grandi quantità nei nostri mari. E quello che manca per fare in modo che questa stagionalità e questa fluttuazione fisiologica di un pescato selvatico, ovviamente, è appunto processare e quindi dare un respiro di shelf life ai prodotti che sia compatibile poi con le esigenze del mercato. Quindi da mesi a 5, 6, 8, 10 mesi che permettono comunque di garantire appunto di ottenere prodotti che hanno un mercato e un prezzo anche giusto perché appunto assorbiti soprattutto durante la stagione turistica. E guardate che, lo dico a malincuore, secondo me il settore appunto dei prodotti ittici pescati soprattutto è un settore che è indietro di 30 anni rispetto a altri settori come quello dell'ortofrutta, ad esempio, o di altri prodotti di origine animale dove abbiamo già
esempi virtuosissimi di trasformazioni anche non termiche già applicate da alcuni anni anche in Italia, anche in Emilia-Romagna. Tuttavia, per il prodotto ittico bisogna partire dalle basi, dalla suggerazione, ad esempio, o dalla spolpatura, o dalla sfilettatura, quindi dall'aumento del contenuto in servizio di questi pesci che adesso vengono, di questi prodotti, scusate, che adesso vengono sprecati. E effettivamente con qualche produttore industriale particolarmente illuminato, quello che stiamo facendo insieme, ognuno ci mette la sua esperienza, le sue competenze, non è che perché siamo università, noi siamo al di sopra della conoscenza invece sul campo, e stiamo mettendo a punto questo tipo di strategia. E sono prodotti interessantissimi, semilavorati, polpe per fare sughi, filetti, per fare pasta ripiena, ma prodotti già pronti per la distribuzione Horeca, ad esempio, e sono già commercializzati. E quindi questo è sicuramente un approccio interessantissimo. All'interno di Pricefish abbiamo sviluppato insieme ai colleghi croati altrettanto consapevoli e sensibili verso queste problematiche, tre prodotti che sono esemplificativi. Prototipi proprio con l'utilizzo di specie neglette e l'applicazione di tecnologie emergenti o comunque non termiche. Finisco denunciando in qualche modo che non è possibile che dove da una parte sprechiamo i prodotti pescati al mercato perché vanno invenduti a 50 centesimi al chilo, nello stesso tempo nelle nostre scuole, materne, i nostri figli si nutrono di halibut, pangasio o altre specie che arrivano dall'est. Questo è un paradosso che, parlando di sostenibilità, non dobbiamo mai dimenticare. Uzmemo, kupujemo neku ribu iz Azije i naša deca kupuju, jedu pangasius i persijsku ribu i tako dalje. A ponekad kad si u restoranu, ljudi kažu da je smrznuta riba nekvalitetna, da nije ista kao i sveža riba. Je li to istina ili šta se dešava? Šta kaže nauka u svemu tome? Jesi sačuvaju iste osobine organoleptičke ili ne? Allora, presupponendo che appunto l'esempio delle nostre messe scolastiche dove utilizzano pesce sul gelato, che proviene dall'estero, verità smentisce in qualche modo. Allora adesso mi trasformo un attimo in docente, scusatemi se sono praticamente il congelato è un prodotto alimentare dove la maggior parte dell'acqua è allo stato solido, quindi è allo stato congelato, mentre invece un surgelato è una categoria del congelato dove la maggior parte dell'acqua è allo stato solido ma la temperatura al cuore del prodotto raggiunge i meno 18 nel più breve tempo possibile. Poi la legge in verità si è un po' adattata, ovviamente, considerata che la dimensione del prodotto. Quindi un surgelato è un prodotto congelato bene, congelato in poco tempo con abbattitore, con sistemi criogenici estremamente potenti, quindi con la produzione di cristalli di ghiaccio molto piccoli sia dentro fuori le cellule, che evitano la rottura dei tessuti. Non troviamo l'acqua nel piatto come congelato. Assolutamente. Ovviamente non si disidrata il prodotto. Esatto, perché i cristalli grossi rompono il tessuto che poi quando in fase di scongelamento perde appunto del percolato. Qual è l'unica categoria di prodotti ittici che mi verrebbe da dire che è meglio congelare male? I cefalopodi, che necessitano di essere destrutturati o meccanicamente sullo scoglio, nella zangola. La seppia o il polipo che prendiamo, se è congelato. Esatto, cioè poi ovviamente ci sono tante altre discorse. Esatto, con rese ovviamente inferiori, sacca, purtroppo, diciamo, e questo l'industria lo sa. Dopo magari anche una presentazione, ma... Diciamo malo dettagli. Il panorama della filiera, prego, con... Alissa, diciamo sa... Razgovarati? Sa... Il panorama della filiera, credo, non possa prescindere da una nuova approccio anche alla formazione. Moramo qui a Sirosi questa mattina, fra l'altro, c'è un'importante riunione sulla formazione nel mondo della pesca e della cultura in Europa, ma Alberto è venuto a essere con noi proprio per portare la testimonianza di cosa sta facendo Remo Brindisi.
qual è il suo parere sugli aspetti Nikom Instituto, cioè, Remo Brindisi, e così da non pritcia o Nikom, forse non pristupo, mozda mi, u Italia, mozda isti, mi, u Hrvatskoj. Nel mondo della pesca, non si è un po' persa la trasmissione neke novosti u ribolovu, mislim, pre je bilo nekako nasledno, recimo, tata bi se bavio ribarstvo, onda si bavio ribarstvo. Sada u Italiji imamo radnike mora. To su možda i sezonski radnici, možda i vi imate. To su ljudi koji dolaze sa drugih područja mediteranskih. Ili čak iz Latinske Amerike dolaze ti sezonski radnici. Eto, ja mislim da trebalo bi nekako da sačuvamo odnos među nama i našim radnicima. Ali kad se neko bavi akvakulturom, di Ferrara si può incontrare na primjer ovdje u Ferrari visitare. Certo. Jel vi možete da perché nella nostra scuola abbiamo cercato utilizzando Price, infatti ringrazio Alessio che ci ha invitato a questo grosso progetto perché i ragazzi all'inizio non capivano bene cosa dovevamo fare. Poi abbiamo fatto i primi mesi di rodaggio, adesso vanno da Dio. Sì. cosa abbiamo capito per Giorgio che è giusto recuperare le costruzioni, ma anche soprattutto i vecchi mestieri del mare. Mi sono tragili idee bio da nekako. Abbiamo lavorato i primi mesi ragionando con i ragazzi, sentendo le loro proposte anche della filiera marittima di Porto Garibaldi. Faccio un esempio pratico. Una richiesta è stata: ma perché non insegnate ai ragazzi a mendare le reti, che non lo fa più nessuno? E gli insegnate a gestire le reti. Io, il professor Pietro Scarpa, che mi ha detto questo, abbiamo fatto questo. Nasce insieme a loro, reti insieme a loro, e stamattina le stanno portando. Io, ovo smo radili i danas. Quindi il Price cosa ha creato anche nella nostra scuola? Un collante tra i due istituti professionali e il tecnico. Infatti ci siamo inventati nel corso di questa progettualità. Da un mare alla tavola centimetro zero, scuole, perché in pratica abbiamo una scuola che è dislocata di fronte al Porto Canale. Pescavamo con le nasse il prodotto ittico, lo chef lo cucinava al momento e i ragazzi hanno fatto delle applicazioni per vendere il prodotto in una filiera molto corta. Quindi ci è servito molto il Price, fatto da collante in una struttura della scuola che prima non c'era. I ragazzi l'hanno recepito come una progettualità importante e abbiamo lavorato di pomeriggio anche, cosa che la scuola non si fa di solito. Quindi, certo, smo radili popodne, è un'escalation positiva. Se all'inizio abbiamo dovuto creare questi mesi di rodaggio, poi abbiamo capito come funziona questo progetto. L'abbiamo anche su suggerimento di Alessio portato al di fuori della scuola, coinvolgendo altri istituti e anche i pescatori. Faccio un esempio pratico: il pesce azzurro non è recepito come un prodotto buono secondo molte persone, preferiscono i crostacei. Però abbiamo fatto un progetto di questo tipo con la chef, mi è venuta l'idea. Invitiamo i pescatori presso il nostro istituto, così anche la communication viene di più, e facciamo 30 ricette con il pesce azzurro, mettendoci all'interno vari tipologi di prodotto, quindi valorizzarlo il più possibile. I ragazzi, gli chef della quarta, per esempio, hanno lavorato su questo. Quindi ringrazio Pricefish per aver amalgamato ancora di più il nostro istituto. Ja stvarno se zahvaljujem. Za nas je Pricefish bio stvarno fenomenalan projekt. Da, hvala što si spomenuo vaše iskustvo sa Pricefishom. Nismo odlučili raditi s vama sa školom da budete jedini koji se uključuju u projekte. Vi ste bili nekako pilot akcija da vidimo ako funkcionira ovaj tip suradnje, funkcionira i ako se može to nastaviti i probati u drugim školama. Il progetto non deve finire. Da, znači, nije kraj ovog iskustva s projektom, nego i samo početku. In questo progetto si è puntato dove c'era già il potenziale per mettere a sistema delle buone pratiche. La realtà dell'Istituto Remobrindisi è unica nel suo valore takve acce, e quindi takve, è per questo che per noi è stato importantissimo avere l'Istituto Remobrindisi. Ima mogućnost, ima mjesta, ima alate, ima iskustvo i mislili smo da oni su baš najbolji da probamo. In cui c'era questo potenziale, da imaju potencijal. Anche, diciamo, realtà produttive. E diciamo che
ora il momento, il finanziamento del progetto Pricefish ci ha permesso di sviluppare, di mettere a sistema e di Pricefish dare finanziera del potenziale e di mettere proprio creare delle buone pratiche, tutto documentato, video, manuali e quant'altro. Ora penso che sia forse un po' il momento rimbalzo la palla alle pubbliche istituzioni un po' per valorizzare in maniera trasversale queste buone pratiche. Da valorizzare ove lo vedo magari nella agricoltura. Tanti giovani si sentono giovani privredi. Come me puno si stanno comunque avvicinando all'agricoltura, un'agricoltura però o di nicchia o biologico, particolari grani organsco, antichi, particolari cultivar di patate, organsco poli privredui dalla campagna e forse anche nel immaginario collettivo, il lavoro faticoso dell'agricoltore, no? Ta idea da ieraggio. Io lo vivo in prima persona, mia nonna si vergognava seja, perché aveva moja baka, ona biste, ona se ostramotila kad je išla kod doktora, na primjer, i stavila, i uvijek sakrila ruke, jer su bile ruke jedne žene koja je radila satiljan na polju. Ali sad je drugače. Oni su sad biznesmeni koji se ponašaju, koji nema više sramotu, ono da imamo ljubav na selo, kako se već stvala, da serija. Ono, nekako je pomodno. Ali zašto ne mogu postati hit ili i pomodni ribari? Zašto ne? To je funkcioniralo kad je riječ o poljoprivredi, ali ne funkcionira sa morem. Ono, sve te serije su jako okej. Čovjek sam u moru. Plovi brod i to, ali ne funkcionira. Kako da bude malo fancy? I možda ribarstvo bi prihvatilo više ljudi, više mlade ljudi. Scuole, no? Che contengono il bene più prezioso che abbiamo, le nuove generazioni. I kako da se mio figlio, con tutto, ribari con nekako, figlio, io la valuto molto se ribari predstavljaju u boljem svijetu da naši studenti naši mladi ljudi valjda uzimaju u obzir opciju da se bave ribarstvom. Ja sam isto majka. Senza nulla volere. No. Senza nulla volere. Nel senso ili da se prestane kupiti takve proizvode iz inozemstva koje nisu naše proizvode. Ja bih htio pitati. Qual è il rapporto fra i ricercatori koje i pescatori. Je, cioè, koji je odnos između ribara i istraživača? Znači, su ribari sretni što vi istražite ovu temu, da surađuju s vama ili ne? Oppure hanno ili reticenze, su valjda protiv ili... I ako nisu protiv, nisu baš sretni što dođe tamo. Mi radimo sa dosta ribara s kojima već radimo dugi niz godina. Općenito ribari su pristali da surađuju i lako se može dogovoriti s njima i sve više nalazimo ribara koji hoće suradnju sa znanstvenicima, jer oni isto uviđaju da tako mogu doći do nekih projekata, do nekih poticaja za njihovo ribarstvo, za projekte. I međutim, neki ribari se i žale kako ima dosta anketa, dosta intervjua od raznih institucija, raznih organizacija koji ih traže da ispunjavaju ankete vezano za ribarstvo, vezano za njihove ulove, za prilov, to je za osjetljive vrste koje oni ulove u alatima. Ali općenito, što se tiče ribara, mi smo zadovoljni na institutu jer imamo ribare s kojima surađujemo dugi niz godina i za sada nemamo nikakvih problema vezano za otići s njima na brod, to je popisati njihove ulove.
i ići s njima u ribolov, tako da za sada je to sve u redu. Ma sono ricettivi, Ivan, Igor? A jesu li receptivni? Di fare meglio, di da li oni razumiju da se može bolje ribati, da se može, da li oni razumiju da se može bolje ribati, da se može svjesnije ribati, jel su svjesni da se mogu stvari poboljšati barem, ili da gledaju na to kao iluzije? Ne, nella mia esperienza che ho avuto sia con pescatori italiani, ja bih rekao da quindi tutto l'altro u Italiji, u Trstu, i croati, anche con gli allevatori croati e italiani. I devo dire che non ho trovato in Italia, nisam imao questa repulsione ai consigli, anzi nisam imao nikakve probleme. Oni secondo su... me dobbiamo capire che dobbiamo slušali, imparare a dialogare savite, meglio, ali ono što mi moramo, mislim, razumijete da moramo bolje govoriti, komunicirati s njima su un linguaggio comune i da spustiti e se durante i miei anni che ho lavorato appunto con i pescatori a Chioggia visine kao da mi smo istraživači i da staviti se na isti nivo i zajedno iskreno pričati su raditi. Ja sam s njima, ribarima radio godinama. Del pescatore era oni ti tipično prije su bacili smeće u more. I ovo je nešto što više ne rade, jer smo radili zajedno, jer smo diversi progetti che podisali svjesne kako imali smo projekte podisanje svijesti da bi stvorili ovaj link, ovu vezu između istraživača i ribara. Mi bismo objasnili šta se trebali biti, ali i oni sulle plastiche, quindi i puno smo radili u plastikama, smeću, morem. I poslije jedan dice, ribar koji i dan danas mi avete kaže, cambiato il vi modo ste mijenjali modo di pensare, moj način razmišljanja. I sad kad ribam la plastika a bordo, i vidim di i uhvatim ne znam plastiku, non le butto più in mare, ne, ma le porto ne, tutte a terra e ne bastano in more, ali perché mi fa male al cuore di nuovo ributtare questo nel mio mare dove io lavoro. Jer meni je bolno da vidim da su ljudi processo, zagadili. È un processo zagadili che è stato iniziato e che deve i, tako da ovaj continuare proces, ad ja andare avanti. Je, e questo processo dell'educazione del pescatore. Puno kaže da se može educirati, capire ribare, come gestire meglio da, la sua propria risorsa, da možemo la sua azienda ih pomoći da bolje razumiju kako e, ma come anche i pescatori per esempio resursom, cioè, na kraju alcuni more, ho visto delle iniziative che hanno ridotto da soli lo sforzo da pesca. Vidio sam da su i oni sami per, si dogovorili da bi smanjili lo sforzo per ulove, non far scendere il prezzo i da bi sotto delle cena ostala na iste razini, insostenibili, znači, ma dire okay. Ispod razine un attimo, pausa da koje, ragioniamo, više siamo ne più isplati, intelligenti, non svendiamo, znači, il nostro prodotto, non svendiamo ponašali il nostro tempo. Ok. I to su sami radili. Di Chioggia, io na primjer u Chioggi. Molto colpito, ja sam jako, jako sretan. Quando mi hanno detto kad su mi rekli hanno da su oni le loro polovili attività, aktivnosti. E senza neanche un foglio di carta, cioè con un accordo tra di loro. I nisu, realtà, nisu cioè, trebali nikakve upute iz komisije, znači oni su se loro, sami piano, dogovorili. Piano, comunque anche vengono fuori, perché comunque i to znači da ono što smo uložili a quello che è la situazione svi ovih godina, okay, anche lui znači da, su, lo, da smo uspjeli prima, sensibilizirati ribare. Pelle, i oni su oni koji, sentinelle del mare, koji cioè, plove, oni su spesso naši. Oni su nekako stražari mora. Bisogna, come dire, creare questa collaborazione molto stretta. Ako nije teren nego voda, ali sono le istituzioni. Mislim da zbog toga je važna suradnja između con quello che è l'esperienza pratica i ribara. Vissuta in mare. Njihovo iskustvo praktično je mora se uzeti u obzir. Hanno restaurato il sistema dell'asta. Drugi gradovi su opet uveli sustav aukcije. Dove sul foglietto di carta A4
licitacije, scritto molto grossolanamente, hanno deciso quali giorni i, ogni soluzione una pistola e quali na papiro, firmato tutto, poi ci prodovi, e brodovi il loro documento interno coi danni e coi regolare la pesca. I, sono se podpisali i ribari e sami su regolare. In quel caso i commercianti non potevano fare altro che adeguarsi a questa attività. Ogni coi su copi, ma ritengo che oltre a lavorare sul produttore, quindi sul pescatore, bisogna lavorare moltissimo anche sul consumatore, perché è un'educazione che deve essere fatta a 360 gradi, perché spingere il produttore a adeguarsi a certe norme non avrà l'effetto voluto se lungo la filiera non portiamo avanti questo valore fino al consumatore che lo sa riconoscere. Per esempio, parliamo del pesce povero, non solo del pesce azzurro, che è visto come un pesce sì pregiato, ma non di valore. Parliamo di vari pesci che in realtà sono buonissimi da mangiare, perché io, nella mia esperienza, ho fatto 300 giorni in mare e quei pescatori imparato a riconoscere il pesce e come sfruttarlo nelle migliori condizioni possibili. Quindi sono anche queste le conoscenze che vanno trasmesse ai consumatori e impararli, insegnarli come sfruttare questa risorsa, perché piuttosto che buttare questo pesce nuovamente in mare, sfruttiamolo effettivamente come cibo, perché ormai è stato catturato, è stato portato in barca. Riba je nabrodilo, tako da najbolja stvar je da se koristi i ne da se baci. Sono stato chiarissimo, credo che jako, da, ja se slažem i sia proprio quello anche del ragionamento sul mercato, mislim da moramo uvijek imati tržište na umu, jer danas sul mercato adriatico. Imamo oggi jedno tržište, jadransko tržište. U Hrvatskoj je postoje cijene koje su niže nego u Italiji. E questo credo che non sia una cosa positiva. A to nije pozitivno. Possiamo farci concorrenza. Jer ne možemo biti konkurentni s jedne, strane, a s druge strane mislim da hrvatski ribari imaju pravo na dostojnu cijenu, na dobru cijenu i oni za njihov rad. I ja mislim da ova problem cijena je problem koji dovrebbe essere sempre quello. Ci dovremmo snositi e nekako razmišljati o tome kako bolje i consumatori che arrivano a questo ovaj problema. Jer puno Italijana ide u Hrvatsku tijekom ljeta i nije lijepo da vide isti proizvod kosta pola. Na primjer, cijena restorana, recimo u Splitu ili u Riminju, kod mene isti su, čak i u Zagrebu. A druga će je stvar za cijene proizvoda. Ja mislim da ovo se mora... Moramo molto d'accordo con te su questo, da, e bisogna appunto lavorare sul prodotto adriatico, ma su un prodotto che sia riconosciuto, che sia valorizzato, che sia diverso da quello che è un prodotto importato, anche perché da diversi punti di vista, uno jedno, dal punto di vista jedan brandirani proizvod, jedan brand, della valorizzazione, della cultura locale, quindi i coi valorizzira noi quando compriamo un prodotto locale adriatico in realtà compriamo e manteniamo quello che è la cultura. Moremo cose che pričati o cenama. Ci siamo detti per molte mi kad volte. Kupimo taj inoltre, proizvod, mi garantiamo anche una certa qualità di prodotto al consumatore, c'è un prodotto di origine kada imamo meno male nota, jadranski proizvod, da budemo imali, anche una sicurezza alimentare che garantiamo. I garantiremo nekako, nonché anche un'immagine, prehrambrenu sigurnost, imamo image. Per questo è importante sia la tracciabilità del prodotto, della marineria, come per esempio abbiamo visto nel progetto Pricefish, la certificazione della pesca responsabile, ARFM, ma altrettanto deve essere importante la tracciabilità del prodotto tipo, perché questo valore deve essere conservato taj proizvod mora imati svoju vrijednost portata dal produttore fino al consumatore finale.
E secondo me bisogna lavorare anche per migliorare appunto la trasparenza della filiera del consumatore e qualsiasi intermediario sappia riconoscere quello che è il prodotto che col quale sta mangiando acquistando. E per me tipo questa è stata anche una passione, uno spunto. Bene, io vi sto zanimalo. Abbiamo detto un anno fa. Ma proviamo a mettere su un'idea. Un'idea appunto che integri. Vidimo tutte queste cose che adesso parliamo da radimo sto quindi integrare sto facciamo smo prince znači integrare anche i servizi per la pesca da integrare aspetta così abbiamo fatto una piccola idea di business i razila smo ideju biznisa sto smo predstavili prošle godine za projekt Mistral i dobili smo potencijale molto nagradu znači oni su prepoznali vrijednost ove naše ideje. Ja sam bio stvarno iznenađen, ono, baš sretan sam bio jer oni su prepoznali važnost ove ideje. Mislim da ova je naša direkcija, naš put za budućnost, znači integrirati sve te ove elemente. Sljedivost garantira la conoscenza nota del prodotto da dove viene da siamo dakle je taj proizvod a questo ma immagina anche che trasparentnost immagina ali, che il valore aggiunto alla marineria al prodotto può essere data dodana vrijednost može se la marineria adotta dati ako la un certo jedna luka ili della gruppa zajednica ribara della lo standard della pesca prati o della tracciabilità, quindi immagino, jedan standard, so, znači na primjer marineria Chioggia, marineria di Ancona, u Raveni, odluče, abbiamo adottato mi smo, una pesca responsabile, mi radimo ovaj, mi pratimo ove standardne sledivosti, na primjer i ove specifične standarde, i tako da vi znate da ako kupite naše ribe, to je garancija kvaliteta. In questo modo, i sljedivost mislim da je važna jer stvara del valore, pozitivan imidž nostro prodotto adriatico i poi viene riconosciuto stvara vrijednost. Non verrà più confuso con altri prodotti. Jer ne možemo, jer to je samo tamo, ono prepoznaje da je samo tamo i ima onu vrijednost. E, ma per esempio una cosa molto importante che hai detto anche nešto što si rekao što je važno potenziale del turismo je potencijal za turizam immagina i potencijal turizma che vengono recimo da sad imamo un pesce puno locale. Turista ovdje u Veneciji i žele kupiti lokalnu ribu, specijalnu ribu, andare a comprare il turisti koji nisu iz ove regije ne znaju često kamo ići da kupuju ribu, kako naći ribara. Zato je integracija važna. Possiamo promuovere jer ako pružimo te informacije možemo promovirati Croate, dove c'è molta, promovirati pesca, cijelu industriju. Na primjer, na otocima u Hrvatskoj gdje mali, imamo mali ribolov, lokalni proizvodi mogu se prodati na ono, s većom cijenom. La valorizzazione di kao što smo odradili prije 100 godina. Le isole diventano anche un risorsa, come dire, postaju di un certo immagine, resursama, un certo prodotto, imidža, un indotto economico proizvoda, per i propri abitanti. Quindi stiamo valorizzando anche il territorio. Quindi ci sono prihode moltissimi strumenti za ljude che possono essere živi. Implementati per migliorare tako da imamo puno alata le situazioni koje možemo koristiti da poboljšamo lokalnu situaciju, da poboljšamo stanje gospodarstva. Mislimo, na primjer, na restorane. Ja volim ribu u restoranu, valjda i vi. I ja bih želio znati da kad idem u restoran, jedem lokalnu ribu. Na primjer, kanokije u Italiji,
vogliamo mangiare l'acciuga adriatica e non quella di Cantabrico, quindi immagina che se i ristoranti quindi appunto usano la tracciabilità come loro strumento di promozione del prodotto locale, quindi si identificano come ristorante di pesce ma adriatico. Identificare io con ristorani con nude samo iadra tribu i maioni do da novredno con delle informazioni sul menù che il prossimo da posto è label brandire e interpretare e capire anche di volta in volta da dove questo ristorante iadra scomora. Quindi to je isto, crea di nuovo to isto una, stvara vrednost, un'informazione, crea un'educazione del consumatore che inakako educira potrošače. Ovviamente lo abituiamo che non sta mangiando più una seppia, no? Sta mangiando la seppia di Goro, sta mangiando la seppia di Venezia, se può mangiare lo scampo del Quarnaro. Na činjenicu da idu kozice iz Dalmacije ili tipu iz Venecije. Ja mislim da je ovo veliki potencijal. Come dire, anche creato in una sinergia. I ovo moramo zajedno raditi, mislim. I to je proces. To je proces, to je put koji će trajati neko vrijeme. I ne možemo stati, moramo samo dalje. Hvala, hvala što si stavio sve te elemente zajedno. Dakle, hrana, tradicije, to je dugi niz quando si parla di prodotti elementa važnih aspekta piatti tipici quando pritali, si parla možemo da pričamo o našim o našoj hrani o našoj questa voglia di conoscere il territorio da cui quei prodotti provengono ma si e parla bitno kada želimo da znamo poreklo proizvoda. Sad smo rekli kao plava riba, siromašna riba. Jel postoji siromašna ili bogata riba? Pietro, možeš nam da nam kažeš nešto o tome? Ja mislim da ste vi radili u tom pravcu, u smislu ta siromašna riba je siromašna zato što ljudi ne cene dovoljno ta riba. Ma forse della grande consumazione, perché ma ne kažem baš da su potrošači nekako loše ceni tu ribu. Možda je industrija nekako nedovoljno cenila tu ribu. Jer mi možemo da obogatimo tu ribu. Šta vi mislite? Šta ti misliš? Pa, il pesce povero esiste, ma secondo me esiste più per limiti di, come si dice in gergo, di contenuto in servizi. Sadržaja, cioè, il consumatore, teniamo conto dakle, che l'Italia no, è il maggior consumatore di branzino. U Italiji je osoba koja jede orade. Perché, i branzini. Non è che ce ne siano poi così tante. A to su uzgojene. Mentre invece tutta una serie di altre specie estremamente buone da un punto di vista sensoriale ma anche nutrizionale non sono così valorizzate. Le cosiddette specie neglette. Ma qual è la causa? Adesso io non sono uno scienziato dei consumatori, no? Un economista specializzato in questi aspetti. Però mi viene facilmente da dire che il fatto di avere delle triglie o piuttosto che dei capponi o delle canocchie di una certa dimensione quando non c'è un assorbimento da parte del turismo rende il consumatore un pochettino ritroso all'acquisto perché sono spinosi, perché bisogna lavorare, perché non c'è più tempo. Riprendo un esempio vegetale, visto che siamo fatto adesso. Pensiamo alla quarta gamma di frutta o di verdura, no? Che ha avuto un'esplosione spaventosa negli anni Ottanta, ha raggiunto poi un plateau di mercato, soprattutto l'insalate, la frutta è rimasta un po' di nicchia, però effettivamente ha permesso un aumento dei consumi importanti. Ha permesso una valorizzazione del prezzo importante. Fate i conti di quanto costa un chilo di insalata di quarta gamma e potreste avere delle sorprese interessanti. Perché non fare lo stesso con queste specie cosiddette neglette o pesce povero, cioè quindi produrre dei filetti, delle polpe, dei semilavorati,
senza spine, magari surgelati. Finendo il discorso del surgelato, il surgelato è un prodotto dove non avviene il sviluppo microbico durante la conservazione. Quindi la sua fine della shelf life o il suo TMC, no? Come dicono i nostri colleghi che lavorano sui surgelati vegetali della regione, senza fare nomi di aziende, il TMC di un surgelato TMC, è dovuto a fenomeni di altro tipo, quindi non c'è una perdita di sicurezza del prodotto, ma sostanzialmente o c'è un'ossidazione nel caso di pesci grassi, quindi un irrancidimento, o c'è un'ossidazione delle proteine nel caso di pesci magri con una perdita di consistenza. Quindi poter valutare un prodotto negativo producendo una polpa, un filetto, quindi senza spine, formulando un mise porco, un hamburger o una meatball, che sia refrigerata, ma che sia anche e soprattutto surgelata e abbia questo respiro, secondo me è un modo per far conoscere le materie prime che poi una volta conosciute con questo contenuto di servizio, secondo me non verrebbero mai più abbandonate. Quindi non ci vuole niente di, da un punto di vista tecnologico, niente di estremamente complicato, ma ci vuole un po' di volontà. Ovviamente ci vuole anche un'assistenza progettuale da parte delle istituzioni. Visto che, ecco, istituzioni. Posso stare tu, mi si moram da casa, mislim. A Pricefish i svi Interreg projekti nisu, ne tiču se samo inovacije, mi smo projekti za kapitalizaciju znanja koja već postoje. To su znanja koja već postoje i mi pomažemo ljudima da znaju što više o tome, da poboljšamo našu proizvodnju. Mi imamo naftu, a sad nam treba iskru. Iskru da pokrenemo nove prakse, da se tako izrazim. Postoje već institut Remo Brindisi, postoje već i još i neke institucije. To što je isto rekao Pietro, ti smrznuti kvalitetni proizvodi koji su već gotovi, ono, da se jedu, da se spremaju nekako. Ali to postoje, ali moramo primeniti. E qui ricollegandoci al discorso di Alessia, perché non fare dei centri di trasformazione che lavorano e quello che va in venduto a livello di mercato, producendo polpe, meatball, ovviamente la forma amministrativa e politica non la so. Però da un punto di vista dell'idea questo sarebbe importante. Možete se nekako primeni. Sa nama je danas Vittorio Nicomanduca, koji je nadležen za pesca, fondamentalmente pesca, upravo za ribolo. Proprio a Vittorio chiedo un po' quanto possono servire questi progetti e quanto può l'istituzione regionale, come la Regione Emilia Romagna, ma anche le altre istituzioni in genere, prendere spunto e riuscire ad affrontare la sfida del futuro anche per l'utilizzo dei fondi che ci sono. Oggi parliamo di FEAMP, parliamo dedicati quindi alla pesca, ma anche di altri fondi comunque europei e nazionali intervenire. Kako će ljudi iskoristiti te fondove? L'importanza di questi progetti direi che è fondamentale. Ja mislim perché, da su ovi projekti è vero, neophodni, si kapitalizza qualcosa che c'è già, ma quel kapitalizzare qualcosa to che c'è già significa esclusivamente trarre il meglio di quello che c'è, farne una buona prassi najbolje, e attraverso la buona prassi individuata trovare il modo di veicolarla affinché neke najbolje essa stessa si uspostavljene možemo da come, raširimo. E come fare? Attraverso il passaggio di informazione, coinvolgimento, formazione. Uključujući sono tre passaggi drugi, essenziali. Il primo punto è informare le kako persone, se to radi? Perché se non si informa di ciò che fa l'istituzione, ma non solo l'istituzione, di ciò che fanno anche i pescatori, ako ljudi gli acquacoltori coinvolti nei progetti, ribari, questo
questa innovazione non si riesce a portare avanti, non si riesce a darle il giusto peso, il giusto valore. Innovazione. Sì, innovazione perché in realtà questi progetti cercano di mettere a sistema, dare importanza del coniugio che c'è tra tradizione e innovazione. La piccola pesca costiera ne è un esempio. La piccola pesca costiera oggi è un quacervo di mestieri che se non adeguatamente valorizzati rischia di sparire. E come si valorizzano? Come se non capitalizzando le esperienze fatte in questi progetti? E vanno messe a sistema. Ćemo da zaštitimo taj sistem ako ne uspostavimo dobro valorizando il lavoro, valorizzando il prodotto. Moramo valorizirati proprio le disciplinari che garantiscono la qualità del prodotto, la provenienza, la sostenibilità delle metodologie di pesca utilizzate, creando formazione nei giovani, impartendo ai giovani la conoscenza del mestiere, la possibilità, le possibilità che questi mestieri del mare danno, offrono. La possibilità di fare un'attività che non è più quella casa. Effettivamente da rade na more, ma quella integrata, sviluppata di evoluzione delle conoscenze che opportunamente indirizzate consentono di svolgere il mestiere tradizionale, ma farlo con attività nuove, integrate, diversificate, perché è importante anche la diversificazione dell'attività del pescatore, dell'acquacoltura. Cioè, la pesca e l'acquacoltura da sole non garantiscono un reddito adeguato, soprattutto la pesca non garantisce un reddito adeguato al pescatore se non attraverso la valorizzazione del prodotto, la responsabilizzazione dei comportamenti proprio e nova anche del consumatore. Cioè, zaraditi, il consumatore deve essere coinvolto in modo tale che apprezzi il prodotto, anche il pesce povero che povero non è, in realtà ha spesso e volentieri qualità organolettiche e gusti, sapori che sono nettamente superiori a quello del pesce tradizionalmente usato in commercio e più diffuso. Quindi come fare a far conoscere queste qualità? Certe volte anche innovando il prodotto, cioè il pescato che non si riesce a vendere dovrebbe essere perché poco conosciuto, perché non adeguatamente apprezzato, dovrebbe essere valorizzato attraverso quello che dicevo prima, l'informazione al consumatore, il coinvolgimento del consumatore in attività che magari anche attraverso il rapporto con le associazioni dei cuochi o comunque attraverso gli istituti alberghieri consenta di far conoscere al consumatore il prodotto, la possibilità di utilizzarlo, il valore che questo prodotto ha e a lungo termine creare la consapevolezza che quel prodotto è un prodotto valido, è un prodotto di valore che deve essere conservato nel tempo anche attraverso la trasformazione di questo prodotto. Cioè, si parla spesso del fatto che questo prodotto non è consumato perché magari ha troppe lische, ha troppe spine, ha troppe squame. Allora, cosa ci viene incontro? Ci viene incontro la possibilità di trasformare il prodotto, la sfilettatura, la pulitura, il confezionamento, la presentazione del prodotto anche alla GDO. Cioè, è questo che nel medio-lungo termine, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, privati e soprattutto dei consumatori, si può portare a rigenerare ovako il mercato, rigenerarlo anche consapevoli di prodotti che altrimenti dovrebbero finire al marcio con un grande depauperamento delle risorse ittiche dei nostri mari e con un grande spreco perché si tratta di perdere lo spreco. A questo servono le istituzioni. Ribe, questi progetti to è stvarno nezamislivo. Moramo e poi può essere ulteriormente sviluppato e implementato grazie alle risorse di fondi come il FEAMP o come il FEAMP. E tu mosi da si radi i fondi comunitari consentono sia di fondovi finanziare attività di valorizzazione del prodotto, sia di attività di trasformazione del prodotto, meglio ancora se finalizzate a capitalizzare progetti come questo.
projekta kao što je ovaj projekat. Perfetto, grazie. Hvala, super. Io, hvala. Guarda, puoi passare il microfono Možeš, ad Alberto, perché volim te da predaš mikrofon Alberto. Qual è il ruolo? Quale ruolo può giocare una scuola? Koju ulogu može igrati neka rispetto al consumatore, scuola, rispetto alla alla diffusione dell'approccio del consumatore al prodotto ittico. E un'altra cosa, è possibile secondo te creare un network, creare una rete, ad esempio delle scuole dell'Adriatico che si occupano scuola, di quello che si occupa per Jadrana. E se, se è possibile farlo, ali postoji već i ako nema je li moguće uspostaviti tu mrežu ili dati certo, neke bar smernice za saradnju. Pa da, prvo pitanje je naravno škola igra najveću ulogu jer sve polazi sa škole, mislim ono ljudi creato delle applicazioni per creare una communication napravili neku aplikaciju za komunikaciju sa ribarima. Mi smo bili u Porto Canale, u Marini di Ravenna, u Porto Garibaldi i ribari su stvarno shvatili te informacije. Ta škola je informisana una rete di scuole. Mislim da postoji već neka mreža, ali moramo implementirati, nije dovoljno. Come dicevi tu, fondamentale il discorso di network, ma anche di buone prassi. Moramo uspostaviti dobre prakse i moramo implementirati te dobre prakse, ekodrživost. Secondo me, da biologo bisogna proprio parlare di più di tecnica di pesca, moramo pričati više o tim tehnikama održivog ribolova, jer to su najbitne stvari. Na primjer, mi smo su come creare reti d'apposta particolari per creare una selettività maggiore nel pescato. Neki projekat za quello che loro hanno cucinato era un prodotto di altissima qualità, centimetro zero. Spremili tu neku posebnu ribu, questo è un esempio classico. To je bila riba, lokalna neka riba. Grazie, sì, credo proprio che questo sia da, da, strada, ja se slažem, ja mislim da je il pubblico il dottor Meconi e poi volevo anche ricordare da treba tako baš da radimo. E vidim sad da remoto, u publici je Valentina Andrić, ad esempio, naš kolega isto Valentina Andrić je verovatno povezana na daljini sad sa nama verovatno. Ne znam da li žele nešto da kažem. Astro la mano ce lo chiedono nell'ambito di Zoom su cui sta andando anche questa nostra chiacchierata. Albert Oriano Meconi dell'agenzia ASAM di Ancona, un'agenzia che si occupa di pesca e di agricoltura, e volevo un po' il suo parere su questa possibilità della crescita dei pescatori, della sensibilità dei pescatori e della sensibilità dei consumatori. Informisanje ribara i potrošača. Eto, ja znam da regija Marke, Meconi je radio za regiju Marke, da. Pa da. L'ASAM è l'agenzia regionale. Jesam, nekako sam bio povezan. L'agenzia regionale. Volevo, sì. Ne da sam radio, ali nekako sam povezan bio. Da, sjećam se da je bio neki vrlo zanimljiv projekat. To je projekat za saradnju sa školama, na primjer, da. To je projekat koji vam dao neki ottimi rezultati. Dobre rezultate, jeste, to su bile odlične rezultate. Buongiorno a tutti. Dobar dan. Sono arrivato tardi, ho ascoltato stigo sam malo kasnije. Vostri interventi, ali sono tutti validi. Un po' confusi per la verità, perché il izlaganja tema è veramente importante. I temi sono tanti, temi, sono teme, ognuno ha dato un approccio, io sono, diciamo, sono d'accordo con tutti teme. Voi, ima puno però vorrei tema provare da a fare, beh, a tirare malo qualche filo di questo, diciamo, di questo discorso. Da izvučem neke niti tih izlaganja. Poi da, vengo a Papa da, Fish, perché mi, chiamato, mi è coinvolto, mi è ricordato Papa Fish. Ti sei offerto me ne uccluccio, te lo devo dire. Mi,
Che ci sia riba, diciamo, e tu alla fine ti arrivi a un marchio una semoro e moremo da il pesce dell'Adriatico da quello da tutto il resto dell'altro pesce ma... e poi magari quando si fa il bancone del pescheria il pesce la gente deve sapere che c'è il pesce adriatico e poi c'è l'altro pesce, quindi questo andrebbe fatto. Ho sentito parlare di buone pratiche da Igor. Anche tu stai da neko spomenone che dove praxi. Dove praxi di gestione locali, nazionali, ti plani upravljanja na lokalnom, na nacionalnom nivou, jako bitni, jer ed anche questo molto importante. To znači kako il pescatore è un soggetto che va a catturare, a differenza del, diciamo, del coltivatore, dell'agricoltore che coltiva, e quindi catturare con delle regole è essenziale. E quando le regole nascono dal basso e si mettono d'accordo e poi si puniscono tra di loro, perché non rispetto alle regole è fondamentale a livello educativo. Per cui i piani di gestione sono fondamentali. Il piano di gestione significa che un gruppo unito di pescatori riesce a tenere in mano una situazione e quella è meglio. Educare il consumatore è necessario, informazione potrosciato importante, importantissimo. Il consumatore deve sapere, deve conoscere, deve essere informato, deve essere lui colui che va consapevolmente a scegliere un prodotto, ma lo dobbiamo ben informare. E come noi per dire le istituzioni abbiamo la fortuna di avere, diciamo, dei fondi europei che non sono poi così, diciamo, limitati, tutto è limitato, ma i fondi ci sono, la pesca è soldi in qualche modo negli ultimi anni, la Comunità Europea ha messo a disposizione diversi territori internazionali per i vari, diciamo, SFOP, PIC Pesca, FEAM, FEAMPA, eccetera, i soldi ci sono. L'importante è orientarli bene, far capire diciamo, dove indirizzarli al meglio. Come, per esempio, l'esperienza fatta nelle Marche è una creare i villaggi della piccola, forse anche un po' di più, i villaggi della piccola pesca. Sono stati, fu all'epoca una bella intuizione, perché i pescatori, i piccoli pescatori, insomma, si organizzavano al meglio con dei banchetti, vedevano loro pescato, ma senza una grandi pretese. Abbiamo organizzato, diciamo, dei cassettini sulle spiagge, e ogni comune c'era 3 o 4 punti, dove dalla barchetta porta il pescato, gli attrezzi, come tutto ben organizzato, magari da l'igienico. E poi a poco a poco questi villaggi della piccola pesca sono diventati anche dei centri attrattivi dove sera si può acquistare un po' di pesce, si può in alcuni casi si cucina il pesce, gli sono diventati dei luoghi dove diciamo, dimorano i pescatori della piccola pesca, ma dove si diffonde una cultura marinara. Quindi il villaggio della piccola pesca è stato una bella cosa, e mi pare in altri progetti di Smart Fish questo concetto è stato poi, diciamo, in qualche modo ulteriormente rafforzato. Poi venendo poi all'ultimo argomento, posso ogni tema capito da doctor, è quello della scuola. La scuola da sempre o avuto e avrà, scuola, me lo auguro, imala, un ruolo importante, imaci, perché la formazione dei piccoli è fondamentale, la formazione anche nell'approccio all'alimentazione, nell'approccio al cibo, nell'ospedale cibo, di mangiare cibo buono, di saper riconoscere generalo hrana ne bazi da quello spazzatura, da quello, da quello migliore, eccetera, moramo, eccetera. Il progetto che abbiamo realizziamo junk food, kao, riba, questo una quindicina d'anni fa più o meno, najgora hrana, razlikovati, è diventato poi dobre hrane, molto conosciuto. Papa Fish, in Italia, in regione Marche, avevano detto centinaia e centinaia di scuole, Marche, e ha dato un grande impulso. Però anche qui voglio fare una critica, poi ve lo dico dopo, a questo progetto, ve lo dico dopo, altrimenti. Ed è questa. Allora, tramite questo progetto,
se non ricordo male, aveva le scuole, i comuni, le scuole elementari, le scuole dell'infanzia coinvolte per dare nelle mense, offrire nelle mense il prodotto ai pescatori che in realtà si davano da fare. Esattamente. Qual è stato, diciamo, il succo che secondo me è ancora valido? Lo voglio ripetere anche per sottolineare, perché questo, gli elementi che avevano caratterizzato il progetto Capafish sono elementi ancora tutti validi. In pratica i bambini, in genere si partiva da questa ricerca, i bambini mangiano poco pesce. Quindi l'approccio al pesce, a meno che una famiglia non l'abbia già abituati sin da piccoli, molto piccoli, a mangiare pesce, in genere l'indagine fatta nelle scuole, quando si mangiava pesce, lo scarto arrivava fino al 70-80%. Cerchiamo di far mangiare pesce ai bambini, ma quale pesce? Tutto il pesce, ma soprattutto quello povero, quello famoso povero, cioè povero significa quello che c'è grandi quantità, ma molto spesso non viene ben commercializzato, quindi per i pescatori a volte non è diciamo, un grande vantaggio, non apporta un grande vantaggio per i pescatori, perché il pesce spunta a prezzi molto bassi. Il famoso che noi abbiamo chiamato povero, quindi abbiamo detto, via il pangasio dalle scuole, via il pesce che viene dal Vietnam, di agricoltura, ricco di antibiotici, no? Che non fa sicuramente bene alla salute dei bambini. Introduciamo il pesce locale, cerchiamo di sensibilizzare il palato dei bambini verso le cozze, verso le vongole, verso il pesce azzurro, verso tutti quei pesci, magari dal lanzardo ai pesci alla triglia, dove ce ne sono tanti anche in certe stagioni. Lo introduciamo nelle mente scolastiche. Naturalmente la scuola cosa fa? La scuola dice, ma io però ho un budget di 10 euro a pasto, col pangasio me ne costa 2, ce la faccio, col pesce non ce la faccio più, e allora non si dava un contributo per introdurre questo, ma non soltanto introdurre questo, introdurre il pesce, questo tipo di pesce nelle scuole, ma anche sensibilizzare i bambini, anche meno bambini, perché siamo arrivati anche alle medie, quindi le elementari e medie, al consumo del pesce, il pesce fa bene, farli giocare sui temi del pesce, portarli poi a vedere magari i mercati, portarli a vedere i pescatori, portare i pescatori nelle scuole. Ribari, vi trevano da doggi, da dollari in scuole, da pricio. Ma abbiamo cercato di fare, in un numero di anni, una serie di attività focalizzate nel incentivare la consapevolezza al consumo del pesce fresco locale, quindi abituare i bambini a questo, che praticamente non c'è la famiglia dove non aveva raggiunto una brochure piccolina di Papafish. Se c'è un sedane caporo di Zadobila, che hanno avuto questa esperienza di Papafish, è arrivato un pescatore che ha parlato di Papafish, le cuoche hanno fatto corsi di formazioni per cucinare questo pesce, come se non lo avessero saputo cucinare, ma comunque abbiamo creato questa grande questo progetto, eccetera. Il progetto è andato sulle cronache anche all'Expo nel 2015, ricevette un plauso da Milano, parte del ministro dell'agricoltura. Tutto sembrava, andasse per il meglio di questo progetto. Perché poi il grido di dolore. Perché poi questo progetto è stato dopo 4-5 anni. Ma una volta che noi abbiamo deciso tagliare in parte l'incentivo, pubblico, non si può sostituire al privato. Non è che qualcosa può essere incentivato a vita. Il ruolo del pubblico è quello di far conoscere, di informare, di comunicare, di favorire, eccetera, eccetera. Ma poi, di fatto, quando un progetto è buono, dovrebbe camminare con le proprie gambe. Il pubblico deve facilitare, deve aiutare, ma poi di fatto, se un settore non cresce,
javne institucije izvinja vam se, moraju nekako da pomognu, ali to nije dovoljno kad se završi projekat da se sve završi i dobre prakse se završavaju, to nije dobro. Ja baš volim vašu regiju i znam Pierdorgio već godinama. Mislim da su isto vaši proizvodi bili jako korisni, imali su i super mnogo dosta prednosti. Ali kad se završava projekat ne možemo da kažemo da propadne sve to. Mislim da to ostaje neki trag i izvinjavam se ako sam predugo pričao. A možemo početi, što sam rekao, od škola, podizati svet, potrošača, institucija, to je jako bitno. Dakle, načela projekta PAPAFIS su načela koje možemo bez problema razvijati u budućnosti. Hvala, hvala, to je bilo stvarno super. To sam da dodam paru reči. Pa ta načela, te ideje su odlične. PAPAFIS nije se završio, nije umro, eto. Da. I to što ti kažeš, jeste, postoje neke virtuozne škole u Cesenatico, na primjer, to su škole koje su primenile načela PAPAFISA. Mislim da bi neko trebao da postavlja neka pitanja. Možda neko ko je povezan. Ci vuole però un attore intermedio tra il pescatore e la scuola, ali treba nekako neki medijator između škole i institucija. Dakle, neki proizvođač koji će proizvoditi te posebne proizvode možda. Come a Cesenatico sta succedendo. Kao što je bio Cesenatico, na primjer, jeste, pravu si. Verissimo. Ma una volta che ti studia una, diciamo una via, un progetto, kad qualcosa che da neki funziona, put, dopodiché e kad vidimo da nešto funkcioniše, i famosi soldini per incentivare, per i kad vidimo da imamo taj novac, dopodiché da pokrenemo poi ideju. Le aziende si organizzano, industria. E quando nelle scuole abbiamo detto di industria, cose, però soltanto questi pesci, tu questi pesci da possiamo dare tu ribo, e mi possiamo solo tu se voi ribo. Volete continuare a dare le soie, il pangasio, quello che vi pare, ne no, ma soltanto abbiamo fatto te le che određene ribe da scuola, e naturalmente sono andate al mercato, e quali sono state le conseguenze? Quei pesci hanno aumentato un pochino di prezzo, te škole nisu onda kupile od tih kompanija tu ribu koje su nudili, te škole su otišle, ljudi iz škole su otišli na pijacu da kupuju ribu i onda su vidjeli da ta riba na pijacu costa malo više. Quindi ecco PAPAFISH, l'educazione alimentare, diciamo, ribu, piccolo sviluppo anche locale, se vogliamo, ribare, perché ha favorito soprattutto ribari, i pescatori che pescavano questi tipi di prodotti. Seno, l'industria della trasformazione, ma soprattutto industria i piccoli trasformatori, si sono attrezzati per cercare di fornire alle scuole questo prodotto. Per esempio l'industria, vi trebalo da si organizza nekako da pruži školama, facciamo l'altro, quindi ha attivato questo meccanismo. E poi qualitetnu direi ribu, cosa, da pruži neke alternative proizvode kao što su te ma c'è anche figure, il, s druge strane, diciamo anche l'aspetto ambientale, perché molto ta, spesso il mercato, il consumatore si, diciamo, okoliša, si va a puntare solo le 7, 8, 10 specie più importanti, potrošač, quindi indica tutte quelle le altre. Il mare non può essere trattato così nel pesce, il mare ci sono tante specie, quindi non possono soltanto esistere il merluzzo, la soglia, lo scambo, eccetera, ma ci sono tanti altri pesci, lipa. E quindi andrebbero consumati tutti. E quindi con un progetto come questo si aiuta anche la, diciamo, l'ecologia, la biologia marina, l'ambiente a, diciamo, a consumare da, meglio da i prodotti, colino, a importare un po' di meno, da manje ribe, meno CO2, eccetera, eccetera, da zagađujemo manje, più lo sviluppo locale. I da, e partendo dalle scuole, partendo da razvia, questo, si andava a toccare tanti. I počevši od škola, mi smo našli pozitivne strane svega toga, i za Sarajevo i tako dalje. Nadam se da su i Hrvati koji nas slušaju sotto questo progetto mogu ceniti i ova načela i mogu primjenjivati ova načela. È da lì che si comincia, dalle famiglie, dalle istituzioni, se tamo sve
in un progetto come Fatta Fish coinvolgono, sono in grado di coinvolgere tantissimi attori, direi tutto il mondo che gli gira intorno. Grazie, intanto abbiamo da remoto Matiasevich che online io e Nestor anche perché avremo piacere Slobno, di capire quanto možete, quanto povereti uno spico come Omega 3 ha lavorato e riesce a convincere i bambini croati a mangiare il pesce e uspješna, quanti ragazzi croati da, mangiano il pesce djecu, hrvatsku djecu i državljane da jedu lokalnu ribu. Ma no, però dovrebbe riuscire. Dobar dan, da li me čujete? Ne znam ako čujete prijevod. Da li me čujete? Ne, ja mislim da ne čujete jer taj Zoom nema opciju za prijevođenje, koliko vidim. Ima. Čujete li me sad? Dobro. Ecco da, qua, ti čujemo, sentiamo, sad čujemo. Puoi parlare? Dobro. Ovako, ja vas sve lijepo pozdravljam. Samo sekundu. Sve vas lijepo pozdravljam i volio bih samo reći da jako zanimljiva tema pogađa u samu srž problematike ribarske industrije što se tiče ulova ribe. Dakle, ne pričamo o akvakulturi, pričamo o onim ribarima koji imaju svoje obrte, svoje firme, koji su članovi nekakvih većih organizacija, proizvođača ili samih zadruga. Kasnije ću se referirati na potrošače, ali prije svega složio bi se sa jednim jako velikim problemom, a to je nastavak obiteljske tradicije ribara. Ne? Za sada, kako ja vidim stanje, ne samo u ribarskoj zadruzi Omega 3, nego sa ove strane Jadrana, s naše strane obale, postoji već jako velika naznaka da te njihove firme i obrte djeca neće nasljeđivati. Ta djeca su već na fakultetima, u nekim drugim znanostima, više nisu u Hrvatskoj, rade vani. Tako da ono što se meni postavlja kao glavni problem je zapravo ta ključni dio, a to je ko će u budućnosti loviti tu ribu, ako pričamo o sitnoj plavoj ribi. Ne? Problem u pogonima nije problem ljudske radne snage. Pogon se uvijek može automatizirati, radna snaga se može prilagoditi. Uvijek ćemo trebati tehnologe i to su neke druge struke. Ali jako velik problem je stvarno onaj bazičan problem. Ko će loviti ribu u budućnosti? Ako nemamo sirovine, onda nam ne treba niti pogon. Mi u pogonu nemamo što raditi. Mislim da je jako bitno zainteresirati mlađe populacije i to možda čak i u vrtićkoj dobi već, a ne samo znači, u osnovnoj školi. Od početka ih usmjeravati da je taj dio nužan, da je taj dio zanimljiv, da ima ekološki aspekt. Naravno, tu igra jako puno faktora. Taj posao nije lagan posao, nije možda niti cijenjen, niti dobro promoviran na tržištu kao respektabilan posao. Naravno, tu ima i puno drugih i problema i oko restrikcija razno raznih, ali to nisu problemi koji se ne mogu savladati. Bitno je djeci, odnosno mladim osobama kasnije prenijeti koliko je nužan za Jadransko more održivi ribolov i da to može biti dobar izvor prihoda i da to može biti zanimljiv posao jer je koristan posao. Ribu ćemo svi konzumirati. Riba je kategorizirana kao jedna od najzdravijih proizvoda na tržištu. Ja bih rekao da moramo početi rješavati taj problem nedostatka radne snage. Možda je sad za neke generacije već kasno, ali moramo razmišljati kako stvarno stimulirati to mlado stanovništvo da ipak se jedan određeni dio tih ljudi zadrži u ribarskom sektoru, ali znači u primarnom dijelu, a to je ulov ribe.
ponovno naglašavam, pogon nije problem, prerada ribe nije problem. Bilo kakva prerada u prehrambenoj industriji nije problem. Problem su sirovine. Drugi dio, znači, evo, referirat ću se ponovno, mogu se složiti, to sam i jučer već komentirao, što je gospodin Mekoni rekao, ali nekolicina ovdje prisutnih kolega na panelu. Što se tiče certifikata i potrošača, moram reći da treba usmjeriti i naći izvore sredstava da bi se potrošači educirali za ovaj specijalizirani dio morske prehrane. Što ti certifikati znače? Puno ljudi, a to sam naročito spomenuo regiju jugoistočne Europe i južne Europe i ovaj balkanski dio ovaj poluotoka, nažalost tu informacije nisu dobre. Skandinavske zemlje, malo sjevernije gore, središnja Europa, oni te certifikate možda više poznaju, ne? Ali ovo nije nezanemariv dio tržišnog kolača. Ta populacija je golema na ovim prostorima i mislim da treba naći izvore sredstava i više educirati potrošače koliko je važno održivo ribarstvo i što to te oznake znače za ribarstvo. Dok to ne učinimo, organizacije proizvođača će biti vrlo nezainteresirane za bilo kakve nove certifikate, jer im oportunitetni trošak u odnosu na ono što certifikat komercijalno nudi i troškove ulaganja za samo certificiranje nikada neće biti isplativi, dokle god nemamo dokaze da certifikat i da su potrošači upoznati s certifikatom i da postoje nekakvi mjerljivi rezultati koji bi se mogli organizacijama proizvođača prezentirati na način da oni u tome stvarno vide korist. Eto, ja sam samo kratko htio to malo iskomentirati. Nadam se da eto, sam možda sa tržišne nekakve aspekta privatnog sektora pojasnio glavne probleme i oko certificiranja i oko radne snage. Zahvaljujem. Prostite, ne čujem ja govornika. Mikrofon. Sì, mi voglio congratulare con Mattia per aver centrato. Gospodine, je formare consumatore è importantissimo, renderlo consapevole, noi non possiamo mi creare marchi eccetera, poi non possiamo lavorare inace da soli, dobbiamo fare in modo che poi il consumatore diventa veramente il fulcro, il soggetto che poi è in grado di scegliere. Il consumatore deve essere maturo, oni deve sapere che se acquista il pesce locale ha maggior valore e dà maggior valore, per cui lavorare sul consumatore è fondamentale. Valorizzare quindi il prodotto passa anche attraverso il consumatore e quindi questo sono due fasi molto importanti. Perché per arrivare al primo che è posto Mattia dice quello del ricambio generazionale è il vero problema, il ricambio generazionale non è come tu giustamente hai detto, mi piace questo intervento, la trasformazione eccetera, queste cose poi vengono dopo, ma quello della, diciamo, di lavorare sulla cultura marinara, fare in modo che i giovani possano andare a fare questo tipo di lavoro è fondamentale. E faccio solo queste considerazioni, le faccio a me stesso e a tutti voi. 40 anni, 50 anni fa in agricoltura, l'agricoltura ha vissuto lo stesso problema, cioè la gente andava via, i giovani non rimanevano nel settore agricolo perché c'era anche una forma di vergogna a fare il contadino, a lavorare la terra. Nel nord Europa già non era più così.
in Olanda si coltivavano i tulipani, gli agricoltori olandesi erano anche laureati. In Italia assolutamente no, si preferiva il lavoro in banca o il lavoro in ufficio più di non lavorare e non fare l'agricoltore o il contadino. Che ora la mentalità è cambiata per l'agricoltura. Molti giovani negli ultimi 10-15 anni hanno investito su prodotti nuovi, su nuovi processi di lavorazione, insomma l'agricoltura dà reddito alle nuove generazioni, i giovani sono entrati nel campo dell'agricoltura. Non è così per la pesca. La pesca ancora, il lavoro del pescatore viene percepito come un lavoro molto duro, molto difficile, si guadagna poco. Tra l'altro anche i media molto spesso hanno colpevolizzato il pescatore come un predatore, come un soggetto comunque, ma un'attività in qualche modo da non prendere come esempio. E invece no, dobbiamo valorizzare il lavoro del pescatore, dobbiamo sensibilizzare i giovani a intraprendere questo tipo di lavoro, ma dobbiamo anche creargli delle condizioni di reddito. Condizioni di reddito come le creiamo? Facendo in modo che il prodotto locale, il prodotto possa avere un valore superiore che remunera il lavoro dei pescatori. Altrimenti se un giovane dice vorrei fare il pescatore, ma quando guadagno 800 euro al mese non faccio il pescatore, vado a fare un altro lavoro. Quindi bisognerebbe creare le condizioni. Questa è la grande sfida che secondo me le istituzioni che utilizzano le risorse pubbliche devono assolutamente devono percorrere, perché si deve cominciare nelle scuole con promozione a tutto tondo, non so come, ma bisogna farlo. Grazie, credo che il messaggio sia molto chiaro e questa mattina l'abbiamo anche un po' lanciato anche con questa idea della rete degli istituti di formazione professionale e dei licei del mare dell'Adriatico, affinché anche la pesca entri in questo argomento, non solamente gli aspetti navali, gli aspetti della navigazione, ma anche gli aspetti proprio della pesca, entrano negli studi professionali. Dovrebbe esserci in linea Valentina Andrić del Ministero Croato dell'Agricoltura, che lavora a Zara e credo abbia veramente un importante punto di ascolto e di visione di quella che è la situazione in Dalmazia, in particolare rispetto ai giovani, rispetto a questa cosa. La Croazia in particolare in questi anni ha subito una forte immigrazione e vorremmo che non fossero proprio i pescatori a essere colpiti da questa immigrazione, ma potessero sempre di più rimanere nel proprio territorio. Valentina, ci senti? Ci hai sentito? Te mlade radne snage. Valentina, da suete? Noi riusciamo a metterci in contatto con Valentina. Imate istruzioni di microfono. Valentina. Valentina non ci sente. C'è stato. Abbiamo anche una richiesta di intervento del dottor Antonio Di Natale. Prego, Antonio Di Natale. Salve, buongiorno, mi sentite? Bardan, suetele me. Responsabile della... Prego, prego. Mi svolete? Sì, buongiorno. Svolte, buongiorno. Si presenta anche a noi. A come se mostre prestaviti, vi lo vedo dobro. I da nam nešto kažete o se. Da, sa zadovoljstvom. Io sono un biologo marino. Ja sam jedan pomorski biolog. Mi sono occupato e mi occupo i bavim se da sempre della pesca, compresa le pesche artigianali. Anche quello che è l'educazione del consumatore e dei sistemi per mantenere integra la cultura della pesca. Gli interventi che avete fatto prima per me sono estremamente importanti. Sono degli interventi che hanno colpito trasversalmente tutti i vari problemi. Problema
In effetti, quello che è l'intervento nel settore della pesca per tentare di recuperare sia il consumo delle specie, sia mercati, che varie altre attività, compresa quella del pescatore stesso, sono degli interventi prevalentemente di tipo culturale. I vecchi pescatori e i vecchi consumatori erano in grado di utilizzare tutte le risorse del mare con le varie stagioni. Sapevano anche come cucinarle. Questo è uno dei problemi più grandi che ci siamo trovati ad affrontare. Con l'acquario di Genova abbiamo iniziato già dal 1982 una serie di attività proprio per tentare di cambiare la situazione attuale. L'abbiamo fatto anche con le associazioni nazionali di pesca, l'abbiamo fatto con i ristoratori, l'abbiamo fatto con colleghi di altri paesi. E devo dire che è un lavoro veramente difficile. Dove i risultati si vedono pian piano. Perché dobbiamo considerare che nel frattempo si è persa la cultura alimentare in gran parte delle famiglie. La cultura alimentare tradizionale, cioè quella dove si utilizzavano tutte le varie specie di pesce, dove chi andava al mercato era in grado di comprare la specie più conveniente, più saporita, più di stagione. Questo favoriva anche l'attività del pescatore, perché così poteva mettere sul mercato tutte le specie che riusciva a catturare. Lui stesso non si comportava in modo molto diverso, soprattutto i piccoli pescatori artigianali e costieri. Comportavano in modo molto diverso dagli agricoltori. Seguivano le stagioni, seguivano l'abbondanza, sapevano quando non prendere una specie per consentirne la riproduzione. C'erano tutta una serie di strategie adottate dai pescatori che erano importantissime per una gestione più sostenibile delle risorse, anche se all'epoca la sostenibilità non era ancora una parola così di moda. Il fatto che ci si sia concentrati negli anni su poche specie ha comportato un cambio gigantesco anche nell'attività dei pescatori, ma soprattutto ha provocato la perdita di una conoscenza alimentare e di capacità di utilizzazione delle specie all'interno delle tante famiglie italiane e non solo italiane. Recuperare questa cultura è estremamente necessario, partendo da quelli che sono degli attivatori di cultura, che sono i ragazzi. Ove cultura to su mladi ljudi. Voi in precedenti interventi. Vi u ragazzo, colui che poi mladi čovjek je onaj koji će da provoca ova vrstu promjena unutar svoje chiede un certo obitelji. Ako jedan mladi čovjek želi da pojede jednu određenu vrstu ribe, će na neki način stimulirati svoje roditelje da malo nešto novo nauče ovoj vrsti. Ricade sul mercato, ricade sui pescatori, sve će se ovo odraziti i na tržište i na ribu, delle possibilità, delle opportunità, koji će naći mogućnosti na tržištu koje su veoma mnogo šire. I to će omogućiti è un fatto estremamente importante perché noi in questo momento abbiamo la necessità di differenziare quanto più è possibile lo sforzo sulle specie di pesca in mare. Abbiamo necessità assoluta di far sì che la gente sappia come utilizzare quelle specie. Non è un fatto semplicissimo, non si fa in un giorno, servono anni. Tutti i progetti di cui avete parlato sono progetti importantissimi, perché seminano. Il seminare in questo caso stavljaju sjeme, odnosno sade. Che lentamente mi sada ćemo čekati da ono sve što smo usadili će na neki način poraditi. Qualcosa a cui to znači occorre pensare. Ed è per questo che tante di queste campagne implicano anche la distribuzione di ricette sui pesci che si suggeriscono, implicano la diffusione di raspolaganje raznih rece,
Nelle varie stagioni si possono trovare specie da prima diverse, ca, può essere, è opportuno chiedere quelle specie, poi, agevolando anche il lavoro del pescatore. Sezona, ma e, è un lavoro dob, veramente dob complesso, dob un lavoro complesso da che richiede attenzione da parte delle autorità, posso, che gestiscono il settore della pesca, attenzione da parte delle associazioni dei pescatori, ma anche attenzione da parte delle associazioni dei consumatori, soprattutto un'attenzione formidabile da parte del pubblico. Znači, u svakom slučaju potrebna velika veoma pažnja javnosti. I zbog toga je bitno da nađemo dobre strategije marketinga. To nisu jednostavne stvari, ja sam svjestan toga, ali svi ove projekte koje smo do sada uradili, uključujući ovaj, idu u ovom smjeru. Lo sviluppo di marchi è un fatto razvoj brenda i uopšte brendova bene, je vrlo bitan, almeno io lo so benissimo, mi ipak znamo da jedan brend da 2006, koji je pogotovo veoma so benissimo učešan che anche od 2006. Ma non solo in Italia, in genere u Italia, ali ne samo u Italiji, nego i uopšte u Sredozemlju, nije baš jednostavno imati takav brend. Zato što jedan dobar certifikat je, za njega je potrebno... Non sono necessariamente elevati, però znači, ci sono, donosi puno troškova. Che poi devono i, chiaramente ricadere sul prezzo. Naravno, potrebno je da se ovo odrazili na zadnju cijenu potrošača. Zato što potrošač može da odluči da plati malo više, naravno. Jedan soltanto proizvod, se sa cosa ci sia samo dietro, ako zna šta je u se tom sa veramente che cosa i šta se nalazi si iza tog proizvoda i šta to znači per ako je on voljan da uradi sistema, to da bi pomogao il mare, sustav per i more i, per i ribare da quindi, bi mogli da stave sono svoje insieme di consapevolezze che occorre znači to je sve per znači occorre tempo, svijest koju je potrebno usvojiti i potrebno je zbog toga puno posla. I ja lično molto grato a tutti coloro sam zaista zahvalan svima, onima koji rade u ovom marchi, sektoru per promuovere consapevolezza, per kada se promovišu i brendovi i svijest la cultura nei giovani, kultura među mladim sì ljudima, jer su oni ti koji mogu da odrade čitav ovaj set aktivnosti. Per quel che posso, sono a ono što ja grazie mogu raditi, ja sam tu na raspolaganju. Hvala vam. Grazie professore. Hvala professore. E grazie di essere hvala stata vam la nostra guest star. Bili naše specijalne goste. Tematiche molto importanti dall'altra parte dell'Italia, dal Tirreno, ma ci sono sicuramente tematiche che coinvolgono anche tutto l'Adriatico. Sicuro se tiče i Adriatico mora. Diciamo il contributo di Antonio Di Natale, scusate. Doprinos Antonio Di Natale, la conoscenza il njegovo poznavanje e non viene solo dal Tirreno, ma il Tirrenskog mora, nego je on jedine koji je ekspert pomorskog sustava, zato što on ima znači iskustva i u ostalim biologiji, ali i diciamo la squisitezza culinaria, ima poznavanje i raznih, da kažem, eksperti za kuhanje i zna ne samo mora, nego i oceana. I znači on na neki način svoje Sore, znanja na različite načine provodi. Hvala, evo sad Zara, da vidim ciao, da je Valentina Dezara iz Zadra bene, na Lidi, nadam se da ste dobro i da je sve u redu. Želim se uključiti fra i ragazzi i rapporto nešto, fra i ragazzi e la pesca o odnosu među mladih ljudi i ribarstva u Dalmaciji i kako, koliko je bitno il ministero ha in serbo e sta preparando per poter far sì che dicevamo prima la Croazia è stata interessata in questi ultimi anni da molti un fenomeno di migrazione dei giovani verso altri paesi. Vorremmo che invece almeno i pescatori rimanessero nell'isola, nella costa della Dalmazia, zato je Hrvatska zainteresirana da ostavi svoje ljude, pogotovo mlade ljude koji bi mogli da nastave da rade ovu profesiju. Prego, Valentina. Evo, izvolite, Valentina. Hvala lijepo, pozdrav svima.
Nažalost, imala sam malo poteškoća sa internetom, pa mi je jedan dio nedostajao zadnje kada ste raspravljali upravo o radnoj snazi. Nastavila bi se na to da je to zapravo gorući problem trenutno u Hrvatskoj, ne samo po pitanju ribarstva, nego i drugih djelatnosti. Kao što ste i sami rekli, veliki broj mladih ljudi odlazi iz Hrvatske, jer su veliki broj radnih mjesta ograničenje, a ona radna mjesta za koje su potrebne određene kvalifikacije nema dovoljno. Znači, desila nam se situacija da je stjecajem okolnosti kao mediteranska i pomorska zemlja Hrvatska se orijentirala dosta prema turizmu i upravo usred ove situacije sa COVID-om se to pokazalo kao lošim smjerom i zapravo je cijela strategija i buduće strategije se okreću prema dostatnosti hrane, prvenstveno za vlastito tržište i naravno onda i okretanju prema izvozu. Da bi se mlade ljude angažiralo u tom smjeru, potrebno je stvoriti uvjete da njima ta zanimanja budu atraktivna, stabilna i da oni na taj način mogu brinuti o svojoj obitelji, što znači da moraju biti prvenstveno rentabilni. Evo, jučer smo imali priliku čuti od ravnatelja Izora, gospodina Neda, kako je vrlo jednostavno objasnio situaciju u ribarstvu što se tiče sitne plave ribe prvenstveno, gdje imamo ograničene resurse i možemo izlovljavati do određene količine, a ribarima zapravo nije stvar u količinama koje se love, nego im je bitno da pokriju sa iznosima, sa dobiti koju ostvare one svoje troškove koje imaju, počevši od očuvanja svojih brodova, znači opremanja brodova, svojih fiksnih troškova, plaća radnika koje moraju isplatiti, do svih onih troškova koje su im ukupno vrlo visoki, prvenstveno kada govorimo o plivaričarskom ribolovu, a jedan od velikih troškova u tom smislu su upravo radna mjesta, odnosno plaće, gdje na jednoj plivarici, primjerice, morate imati 9 zaposlenih osoba i morate njihove troškove moć podmiriti od onog iznosa koji dobijete za ribu koju ste uspjeli prodati. I smisao je bio i ulaska i same organizacije proizvođača Omega u ovaj projekt da se podigne vrijednost onoga što sami ribari u konačnici dobivaju, što je moguće kroz bolju kvalitetu i ribari koji su udruženi u ovu organizaciju proizvođača su vrlo zainteresirani da veliki dio svojih ulova daju na taj način na tržište i da se njihova kvaliteta na iskrcaju podigne kako bi kvaliteta krajnjeg proizvoda bila očuvana i dobila višu cijenu. Koliko će vremena biti potrebno da se to ostvari, to ćemo vidjeti, jer naravno da tržište ne može reagirati preko noći, ali je činjenica da će se radna snaga kao takva morati i po drugim pitanjima rješavati. I vi ste spomenuli da u Italiji je sve veći broj radnika u ribarstvu, znači ne prenosi se više sa oca na sina, kao što je to bila tradicija i što je prvenstveno, kada se kaže da je na taj način se prenosila tradicija, se misli na pasivne alate i na small scale fisheries kao takav. To ima smisla za ona mjesta i ona priobalna naselja i otočna naselja gdje se onda ti tradicije prenose i gdje je ostalo mladih ljudi. Nije jednostavno i po tom pitanju je situacija vrlo složena, jer nije lako zadržati mlade ljude niti na otocima, niti u manjim mjestima gdje cijela infrastruktura zapravo treba biti postavljena da bi oni nastavili svoj život tamo. Tu već dolazimo do situacije da moramo razmišljati o tome da li imamo dovoljno i vrtića i škola i srednja škola da bi se ti mladi ljudi tamo zadržali. Znači, nije ribarstvo samo za sebe izvan cijelog konteksta, nego se moramo, kada govorimo o očuvanju i mladih ljudi i radne snage, razmišljati u širem kontekstu i stvarati uvjete za kvalitetan život općenito u tim manjim mjestima. Evo, to je ono što bih ja nekako rekla da je velika razlika između sektora unutar samog ribarstva kada govorimo o različitim vrstama
ribolova, plivaričari imaju jednu svoju priču, svoje izazove s kojima se bore, kočarski ribolov ima specifičnosti za sebe, dok je small scale fisheries prema kojem zapravo i cijele strategije Europe i će ići u smjeru da se na način artikuliraju problemi, počnu rješavati. Sve skupa treba gledati zajedno i treba imati na pameti da i jedan dio ulova koji je u ovom pelagijskom je namijenjen i za uzgajališta koja su uložila velika sredstva, imaju velike izdatke isto tako za svoje djelatnosti, a isto tako je velika europska sredstva su uložena i u tvornice za preradu, gdje jedan dio plivaričarskog izlova ide za konzerve i za druge vrste prerade. Tako da evo, ja bih rekla da ministarstvo u tom smislu razmišlja na više razina i u skladu sa zajedničkom politikom Europske unije i budućim strategijama kojima se planira očuvanje resursa do 2030. godine i smanjenje ovih utjecaja na okoliš i očuvanja bioresursa i cijelog jednog velikog onog paketa gdje se razmišlja o očuvanju i oceana i mora, trebamo se prilagođavati samo kroz ovakve inovativna rješenja kao što je primjer u Price Fisha, gdje ćemo kroz dodavanje novih vrijednosti i uvođenjem novih tehnologija omogućiti ribarima da sa ovim ulovima koje sada imaju ostvare prihode od kojih mogu živjeti, to sve skupa onda ima smisla. Evo, ja se nadam da sam u skladu sa ovim što ste do sada rekli i da ako nešto još mislite, ne možemo još dodatno i prokomentirati. Mikrofon, non sentiamo. Mikrofon, non sentiamo. Grazie Valentina. Hvala Valentina. Mislimo da je zaista bitno ovo što si istakla i što ste rekli, jer je zaista sve srž onog di questo nostro lavoro che abbiamo fatto. Da se zalažemo i ovog našeg posla u okviru projekta pescatori adriatici capiscano di essere da znači svi jadranski ribari imaju tu svijest da svi čine jednu ekipu queste scuole di formazione potrebno je da su ove obrazovne ustanove koje na primjer evo ova kao ova škola Remo Brindisi u Porto Garibaldi bude jedna dobra praksa koju mogu da kažem iskopirati i u drugim krajevima, ne samo Italije nego i Hrvatske, i nadam se da na primjer učenje italijanskog jezika u Hrvatskoj ili Hrvatskog u Italiji, pogotovo u ovom sektoru, bi bila jedna dobra stvar, jer je bitno da ribari razgovaraju jedan sa drugima i pogotovo da buduće generacije imaju ovaj koncept, da znaju da svi čine jedan mali sastojak jedne grupe koja je sačinjena od raznih etničkih jedinih pojedinaca. Tako da oggi, je potrebno da prenesemo dobre prakse da bi ova zajednica znači ribara u Jadranskom moru bude opet na neki način jedinstvena kao što je bilo u prošlosti. Potrebno je da bude ribarstvo i opet toliko bitno kao nekada jer smo svjesni da je ovo more ono koje nas ujedinjuje i da moramo imati zajedničke perspektive da bi zadržali naše mlade ljude i u ovom profesiji poslu, kao i da napravimo, možemo napraviti jedan reality show. Sposiamo un agricoltore, sposiamo un pescatore. Na primjer, kao udajmo se za jednog poljoprivrednika ili jednog ribara.
venga visto veramente come un mestiere potrebbero vederti dai e togli una verlo zabav una profezia dai e da profezia questa isplatico i venu velma važnu Igor, come, ulogu scusi Ivan, come Igor scusi sono un po' stanco. Igor ricordava Igor questa mattina come i pescatori siano le sentinelle del mare. Non dobbiamo mai dimenticarci di questo. La Repubblica di Venezia sentiva le varie categorie economiche gruppi salirali, ma la prima categoria di assoluto, gruppe, a jedna, koja je bila jedna od najvažnijih, kada je bilo potrebno raditi neke poslove u laguni, bili su ribari, zato što su oni bili ti koji su imali tu sposobnost, imali to znanje tog drevnog poznavanja mora. In qualche modo i znali su koliko može na neki način se iskoristiti more bez da se pravi kakva šteta. Possono essere fatte nel mare solamente se c'è la consapevolezza di moru, in mare. Može obaviti ako se postoje svijest šta je to more. I zbog toga su ribari oni koji prvi znaju što je mare i što se može, a ne i ne može raditi u moru. Abbiamo vissuto anni in cui mi imamo dosta dugo iskustvo i gledali smo sve ono što je vezano za potrošnju svih tih proizvoda mora i vidjeli smo da je uglavnom bio da kažem akcenat na profitu i mislim da će sutrašnji ribari i nadam se, ne samo mislim, da će biti ljudi i žene koji će biti sve više svjesni odnosa između čovjeka i mora, da je to jedan odnos koji mora imati u sebi daću riječ Alessi Cariani iz Sveučilišta Bologna, projektnom menadžeru ovog projekta. Prajsviš. È già attivo? E più che una chiusura faccio un po' il bastian contrario, io lancio tante cose di apertura. Allora, una, se mi permettete, un po' provocatoria, basterebbe che noi italiani imparassimo l'inglese, perché i croati, da una casa, sono benissimo, i croati, ma anche i croati, 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 i croati
kod Hrvata zato što oni imaju na televiziji, znači stvari koje nisu Poi nisu ovaj, per la pesca, ma prevedeni, proprio nego ci sono tanti altri progetti, non sono stati menzionati qua, perché magari fanno parte di progetti da di sviluppo tecnologico proprio sensoristica, projekata, znači raznih, siamo nell'epoca dei big data, no, dell'internet of da kažem, things, tante altre cose che usiamo magari nella nostra znači internet, io non ho preparato, ma sarei quasi capace di far partire la mia caldaia dal telefonino, magari molti di voi mnogi od nas da mogu da rade razne stvari kao što na primjer pokretanje kotla preko aplikacije preko mobitela i tako dalje. Znači znamo da razvoj tehnologije donosi razne mogućnosti, znači mogu se registrirati razne struje, morske struje, razni parametri, možemo na neki način prepoznati razne vrste ribe. In questo, e sempre diciamo per
caratterizzare in modo inequivocabile quella che è l'unicità nella diversità del mar Adriatico, collegandomi anche a quello che diceva il collega Mishi prima, e tutte queste certificazioni noi le possiamo anche provare. Sì, nel mare del nord sono molto più avanti, io sono in Belgio, in Belgio hanno il calendario di quello che invece che puoi comprare, da dove viene, qual è la stagione giusta. È molto semplice farlo quando hai 10 specie. Poi ima sve informacije. Ali pričamo samo o 10 vrsta riba, mi imamo mnogo više riba, ma è possibile, ali moguće je to odraditi. Zato što imamo podatke o našem ulovu. Imamo još i koji instrument više. Možemo da odradimo i razne vrste kontrola. Ako mi želimo da na neki način stavimo u praksu ova pravila, moramo na primjer da znamo kako da na neki način riješimo i neke kriminalne slučajeve i da na neki način valorizujemo ovu jedinstvenost Jadranskog mora preko DNA analize. Na obje obale Jadranskog mora, zato što smo u tim institutima vidjeli da ima različitih vrsta populacija u Jadranskom moru i u svakom slučaju se razlikuje od onih drugih mora, kao Tirensko, kao što je drugo reko mora. Znači, mi možemo da nađemo sljedivoste ribe koja sulla fiducia, sulla correttezza di questa tracciabilità, noi abbiamo già strumenti molto da per dire na neki questo pesce è dell'Adriatico. I preko, preko sandalli, alate koji nisu skupi, koji se mogu koristiti. Due parole, proprio due ako parole, može Giulia Sandalli da dođe da kaže samo dvije riječi su questo che, u vezi ovoga adesso Alessia. O čemu noi je pričala sad Alessia. Mi smo s ovim projektom na neki način napravili, počeli da pričamo o ovoj certifikaciji in qualche modo Jadranskog mora koji će jamčiti održivost ribarstva. Qual è la nostra proposta? Evo, ako možeš reći koja je naša konačni prijedlog u vezi ovog, u vezi certifikata. Ona je istraživač iz instituta i bavi se istraživanjem u oblasti ribarstva. Hvala vam na mogućnosti da danas uvedem ove teme o kojima se bavimo u ovom projektu, da mi u okviru Work Package 3 razvijemo ARM, to je sustav certifikacije proveniente da una pesca responsabile dell'Adriatico e abbiamo elaborato questo programma a livello anzitutto moru, di standard concettuali. Mi želimo da nađemo standarde set di indicatori specifici articolati in tre pilastri: governance, ambiente, aspetti socio-economici, in base ai quali valutare le attività di pesca adriatiche. Il programma l'ho descritto nel dettaglio poi nell'intervento di il programma è rimando, però il nostro auspicio è con conclusione ali, è che questo schema che poi cercheremo di implementare, di registrare, possa offrire alle imprese adriatiche la possibilità di una certificazione, perché come dicevamo appunto ieri, tante volte la piccola pesca artigianale, specie nel Mediterraneo, che non riesce appunto a raggiungere anche per motivi di costo, oltre che di caratteristiche intrinseche. Le certificazioni globali come MSC e FSC, quindi noi vogliamo appunto invece creare uno schema più adatto, un schema di certificazione più adatto al contesto della pesca adriatica, potenzialmente replicabile anche in altri contesti del Mediterraneo e che soprattutto sia fondato su un concetto di responsabilità della pesca non solo dal punto di vista ambientale, ma guardando anche in un'ottica di crescita blu alla dimensione economica e sociale che è altrettanto importante come componente della sostenibilità. Grazie per essere stata così concisa e perfetta. Grazie a voi. Ci auguriamo presto di vedere distinti prodotti di quei pescatori che utilizzano
puno proizvođača koji koriste ove certifikate koji na neki način poštivaju i poštuju ove ovaj aspekt održivosti. Siamo entrati nel vivo di questa conversazione che ci accingiamo a chiudere. Da. Prego Igor. U završetku gdje molimo Igora da kaže par riječi. Ovo što ste rekli u vezi škola, u vezi ribarstva koji, da kažem, ujedinje obje obale, mi u Rovinju ipak čujemo neki italijanski dijalekt, ali nisam nikad do sada znao, nisam mogao da se budem siguran na koji dijalekt liči, a na koji dijalekt liči na onaj iz Kjođe. Znači, ja kada sam bio u Kjođi imao sam osjećaj da sam kod kuće. Znači, mi imamo sigurno tu razmjenu nekih dobara, pogotovo u Istri sa Italijom. I znači obrazovanje mladih ljudi je mnogo bitno. I jer oni, ali mi imamo već puno aktivnosti koji su u tijeku. Na primjer, ja neke škole u Italiji, u Hrvatskoj vrše razne vanškolske aktivnosti. I želim zaista da svima čestitam i profesorima i nastavnicima koji daju, znači ovoj djeci ovaj prijenos znanja i van škole, ne samo ono što se tiče kulture ribarstva, nego inače ekološke kulture. Ribari su danas mnogo više tehnološki opremljeni nego ranije. Njihove plivarice su mali oceanski brodovi, jer su nekad kanapom mjerili, a danas imaju mnogo bolje tehnologije koje ne mogu da zaostaju za drugim nekim oceanskim brodovima. I ondje gdje se vrši smjena generacija, se mladi ljudi donose nova znanja. I, znači, zato što postoje puno platformi za širenje informacija i ove informacije je vrlo bitno na neki način širiti na pravi način. Može se sigurno još više odraditi i na bolji način. Potrebno je sintetizirati ove informacije i potrebno je da napravimo jedan, na primjer, prognozu resursa, morskih resursa. Potrebno je puno vremena, ali to možemo odraditi. Perfetto, grazie. Con queste Hvala. Parole di speranza. Sa ovim riječima nade, eto. Ma apertura, prometto che dopo htjela sam samo još nešto da predložim za kraj. Govorili smo o obrazovanju i obuci i novoj viziji. Un lavoro, i onom što smo htjeli da odradimo kao da kreiramo, stvorimo novi sustav koji će biti prilagođen drugima. Znamo da postoji veliko poznavanje i da puno informacija u odnosu na druge sektore kao što je poljoprivreda. I škole superiori, mislim da su srednje škole nel fatto che non ci siano veoma, corsi universitari dedicati a questo. Osjeća se da ne postoje puro, da kažem, kurseva, odnosno obuke što se tiče specifičnog ove djelatnosti. Mi smo pokušali mettendo degli insegnamenti, na neki način smo qualcosa nascosto,
sotto un grande cappello di biologia marina. Iova, smier, secondo me forse ispod, sarebbe ispod, ora di iniziare ispod, teme, scuole superiori, polske biologie, formazione post scuole superiori, i, na primer, ali možemo na primer dodati nešto kao in questo obuca settore posle, che è la scuole, primaria, ma tako dalje. Con un'ottica non solo di da, prelievo ma un'ottica di trasformazione na neki način, un'ottica anche di obucimo ne samo ono što je, što je uzimanje sirovina nego što je obrađivanje što se tiče marketinga što se tiče aktivnosti poduzetničkih aktivnosti i industrialnih aktivnosti i djelatnosti i tako dalje. U ovoj, na ovom sajmu smo vidjeli neke primjere, sad ne mogu da napravim neku reklamu, ali vidjeli smo neke inovativne pristupe nekih poduzetnika koji su uspjeli da na neki način se inoviraju, inoviraju i onda se je došlo do novih plodova. Da, znamo da imamo, da postoju poljoprivredni instituti, ali ne postoje ribarski istituti oni acque torture i mislimo da je di qualche istituto potrebno da neki profesionalni istitut i neka srednja škola bude znači jednostavno samo da kažem neki način dodijeljenja ovoj vrsti djelatnosti. Deve evolversi. Potrebno je da se na neki način napredujemo, da budemo bolji, iako to već i radimo, ali je potrebno da se posvetimo tim tehnološkom i didaktičkom napredku. Siamo in un evento di capitalizzazione. Mi smo, znači, sada u jednom događaju kapitalizacije pri završetku jednog projekta. I mi auguro che tutto vada bene. Nadamo se da će u Zadru ovaj događaj završetka proći dobro i nadamo se da che continua a camminare con le sue gambe, ovaj projekat neće zamrijeti, nego da će nastaviti da hoda, odnosno da ide sam po sebi i da traje. Dei battelli di conoscenza, di pensiero e di ragionamento che possono servire alla pesca, possono servire alla trasformazione. Da će donijeti sve dobro ono, onome što se tiče ribarstva i komercijalizacije i znači napretka due sponde dell'Adriatico. Ribarske kulture na dvije obale Jadranskog mora, zato što je koncept i uopšte tema ribarstva. Moramo imati jedan novi pristup, jer come la pesca e la cultura possono diventare degli importanti strumenti, potrebno je da ovi strumenti e alati postanu veoma bitni za ekonomski i socijalni razvoj i da doprinesu u Evropi stvaranje nove svijesti, pogotovo u ovom sektoru. Grazie, hvala vam. Anche hvala vam svima, sve vas pozdravljamo. Online. Hvala grazie, vam što ste nas slijedili online. Naši prijatelji, doviđenja.